Oggi sbusteremo, piccolo riassunto, oggi sbusteremo 25 bustine. Perché sbusteremo 25 bustine di Pokémon? Perché le ho trovate su Vinted a un prezzo stracciatissimo, che adesso non mi ricordo, e praticamente mi sono detta: senti, io ho questo credito su Vinted, posso spostarmelo sul conto oppure vedo se ci sono delle offertone. E c'erano ste 25 buste, tipo 80 euro, 90 euro, una roba del genere. Ho detto: senti, tanto comunque ho scambiato quelli che erano vecchie magliette, vecchie scarpe, vecchi oggetti che avevo in camera con 25 buste Pokémon. Mi sento al mercatino dell'usato, dell'arredamento di Fizzonasco. A me va benissimo così. Mi sta piacendo tantissimo sbustare, potrebbe diventare una dipendenza. Abbracciamo questa dipendenza. Le sbustine. Mutibe is here. Chiarissimo, ma certo, ma certo. Allora, sono della nuova espansione, quindi Lucentezza Siderale, e le ho divise in, ovviamente, le copertine. Ce ne sono Palkia e Dialga, ci sono tutti e cinque le copertine. E quindi io vi chiedo da chi vogliamo iniziare. Vorrei lasciare Dialga e Palkia per ultimi. Ma io ho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bustine Typhlosion, 5 bustine Decidueye e 3 bustine Samurott. Mi dite qual è il Pokémon che volete che apro? Quartzo! Hello! Ho sentito un richiamo. Sondaggino? Sì, facciamo un sondaggio tra Typhlosion, Samurott e Decidueye di 1 minuto. E a seconda di come escono e chi viene votato di più, scegliamo l'ordine primo, secondo e terzo. Bella. Dai che lo faccio partire. Grazie, Barze. Sei molto, Mi molto dispiace. gentile. Siri, Siri, smettila. Lasciami subito stare. E allora, come al solito, io non ho idea. Mentre le buste di Dialga e Palkia sono 5 e 5, quindi farò 1 e 1. Facciamo così. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfetto. Queste invece sono mischiate. Prima Dialga, poi Palkia. Prima Dialga, poi Palkia. Decidueye. Io, se c'è un sondaggio, sapete che mi si è tipo rotta la barra che sta sopra la chat. Non riesco più a vederla bene. Ci pensa Barze perché non ho sentito un cazzo e il mio cervello si è letteralmente spento per 20 secondi. No, avevo chiesto se volevate che aprissi prima le buste Typhlosion, Samurott o Decidueye, e a seconda di come escono sul sondaggio me le metto in ordine, però prima tutte quelle buste e poi tutte quelle altre. Come al solito, vediamo se riesco a essere sculata e vi dico anche che ho un po' ripreso tutte le mie carte che avevo. E a parte averne trovate un sacco finte, cioè proprio carte che al tempo mi sono state spacciate per vere e invece erano finte come le monete da 3 euro, e vorrei farvene vedere qualcuna se la trovo così al volo perché fanno spaccare da ridere le carte finte, tipo, ma proprio stampate e colorate coi pastelli, non so, ecco tipo questa, tipo Crobat X, guarda qua. Guarda con l'olografico stampato un po' a caso, tutto rovinatissimo, non so perché ce l'ho, ma è chiaramente fintissima. Però è un grande ricordo per me. Anche Shiftry è tutta con la scritta storta, che è stampata male, poi sente che è tipo plasticona. Farlocchierrima. È molto uff. Io ho un sacco di carte finte, raga. E anche tante tante carte a cui sono davvero un sacco affezionata e che non venderei mai. Che sono vecchissime alcune. Anche sto Lotad finto che cade a pezzi. Ce ne sono alcune a cui sono affezionatissima che ho visto che stranamente non valgono molto sul mercato, ma neanche mi importa. Ah, a parte chiedervi una cosa, le carte olografiche in questo modo sono finte. Non ho mai capito se queste sono false, però mi sembravano un po' troppo olografiche per essere un olografico Pokémon. Non lo so. I modelli 3 con due poligoni. Questa mi sembra un po' falsa con i fuochi d'artificio, però non sono mai. Ok, è finta, palesemente finta, perfetto. E queste me le conservo con il cuore. Ma ce ne sono alcune a cui sono affezionatissima, tipo. Oh, Typhlosion, Samurott. Regà, che cazzo! Che cretini! Va bene, allora facciamo Samurott Typhlosion Decidueye. Scelgo io. In pareggio, ovviamente, che cretini. Ti tocca sbustare due contemporaneamente? Ah, contemporaneamente, dici? Va bene.
Va bene, per poco ne sono pareggiate tutte. Siete proprio dei cretinissimi. Vedo lì un 9. Mamma mia, raga, che cretini. Allora, vediamo un po'. Intanto volevo farvi vedere delle carte a cui ero mega affezionata e sono super super vecchie, fra cui vediamo se la trovo. Sono un PG e un Chansey. Mi pare che siano qui da qualche parte. Dove sono? Dove sono? Ah no, no no no, non le ho messe qui dentro, le ho messe nella busta, talmente sono importanti per me. Queste sono le carte che ho imbustato, ve le vorrei ricordare. Sono un bel po' in realtà le carte che ho deciso di mettere in busta, ma perché ce ne sono molte a cui sono davvero tantissimo affezionata, quindi ho proprio voluto metterle in busta. Allora, questo Tangrowth X è bellissimo. Le carte che ho imbustato sono questo Senshiro, che mi ricordo benissimo è della primissima espansione. Questo Hitmonchan della primissima espansione. Io le guardo e mi ricordo i pomeriggi sul divano. Anche questo Ninetales e questo Kangaskhan. Raga, io ste carte, vi giuro, mi ricordo avevo la monetina dove ce le tenevo sopra. Anche sto Chansey. Sono proprio gli sprite della prima generazione. Sono troppo carine queste. Oh, ah, questo sprite di PG indelebile nel mio cervello. Infatti PG e Senshiro sono tipo... pochissimo rovinate, ma anche in inglese. Però al tempo volevo solo le immagini, non me ne fregava nient'altro. C'era anche un Chansey da qualche parte. No, un Chansey, un Raikou e qualcosa del genere. Hitmonlee rovinato, forse non l'ho messo qua. Volevo dirvi che ho aperto una bustina mentre non c'eravate, quindi in realtà le buste erano 26 e ho trovato questa, che era molto molto carina. Me la sono già imbustata. Fine. E questo è fine premesse. Sono preziosissime a livello affettivo. Mamma mia, non potete immaginare. Quelle carte, quelle che avete visto, sono forse quelle a cui tengo di più, e anche quelle false. E tra l'altro, a proposito di carte false, io ho una carta di Yu-Gi-Oh! Falsa. Ve la faccio vedere immediatamente. Ho una carta di Yu-Gi-Oh! Vera e una falsa. Quindi assurdo che abbia trovato anche carte di Yu-Gi-Oh! False. Ed è la carta vera, è il Mago Nero. Credo. Oh merda, mi sa che sono entrambe false. Allora, credo siano entrambe false, perché hanno il dietro completamente diverso, e quindi non so quale delle due è vera. E sono queste, credo siano entrambe... Allora, questa, raga, è plastica, è proprio plastica. Questa mi sembra vera, però non mi ricordo sinceramente qual è la filigrana e al tatto come sono le carte di Yu-Gi-Oh! Il Mago Nero è originale, ok, perfetto, ma meno male. Mentre Evil Night Dragon mi sa che riflette la luce del sole. Ah no, sono entrambe false. Ma perché non dovrebbero essere così lucide, credo. Però ho anche carte false di Yu-Gi-Oh! Fare carte false per le carte false di Yu-Gi-Oh! E poi vabbè, queste sono ricordi, quelle. Non so se vi ricordate queste carte Pokémon con dietro la storia, e poi vi chiedeva: e questo Pokémon che cos'è? Descrizione: il terzo stadio dell'evoluzione. Questa, bellissime queste carte. Cioè, questa e Dragonite, questa qua. Queste, raga, è per chi è nato come me nel 93 e si è vissuto questo periodo. Dragonite, bello. Ma questo è Majora, no? Ocarina of Time. No, il Dragon Hunter è presente falso, ma a me davvero qui sembra originale. E poi ho questa carta dei Digimon, dove c'erano loro tutti insieme. Anche a questi sono molto affezionata. I Digimon esageravano anche con le carte olografiche. Cioè, proprio devono ostentare di essere meglio dei Pokémon anche con le olografiche. Mi sembra davvero troppo olografica questa. Vorrei confondermi con i tappi con i Pokémon. Fine. Poi avrei anche delle carte delle Winx, però quelle magari ve le risparmio. E è il momento di... Quindi devo aprirle insieme... Una di Samurott e una di Typhlosion. Quindi facciamo così. Ui. Che belle che erano le carte dei Digimon. Molto belle anche le carte dei Digimon. Io apro sopra e con entrambe faccio intanto uno e due. Allora, intanto, come al solito, se volete fare una clip o una foto allo schermo con questi due codici, ve li regalo, sono vostri. Basta che siate pronti col telefono e ci fate una foto col telefono, perché tanto a me non interessa riscattarle praticamente mai. Ne arriveranno in tutto 25 di queste, meno due dopo di questi saranno 23. Quindi pronti col telefono a fare clip, che questi ve li regalo. Dopodiché, 1, 2, 3 e 4 e vanno in fondo.
1, 2, 3 e 4 e vanno in fondo. Dopodiché, volendo, visto che posso spostarmele alla fine, potrei vedere entrambe le speciali allo stesso momento. Se no, no, non lo so. No, penso meglio fare così, meglio fare così. Che bella che non è. Ok, mi raccomando con il trucchetto. Prima carta l'energia e quindi trucchetto riuscito. Chi mi si aggiorna con il lava counter? Niente, principessa Odessa Lupo Lucio. Allora, un sacco di queste carte già ce le ho. E tra l'altro le passerò a, ad Ale Killing Joke, perché lui le voleva un sacco. Quindi Goldak, occhiali super efficaci, il Teddy Ursa ne abbiamo 6, Mentine ne abbiamo 2, Volta Poggiacelo me lo sono già conservato. Poi c'è Basculin, arrivano quelle speciali, credo, penso, spero. Non ancora, forse? Ok. Ah, Glemeo non l'avevo ancora trovato. Però mi ricordo che in Pokémon Arceus fu il mio primo Shiny. Quindi Glemeo viola. E da lì ho trovato soltanto Pokémon Shiny viola. Anche Walrein mi pare fu il secondo. Andiamo con la seconda. Perfetto, è Bastiodon olografico al contrario. Molto bello. Molto molto belle le carte di tipo acciaio. Mi piacciono sempre perché se sono acciaio e se sono olografica al contrario, cioè proprio, guarda, è la carta di metallo. È fighissima. Scommessina se si guadagna più di un tot. Non lo so se c'è piombo. C'è piombo! Come fai a spawnare? Il Bulbasaur probabilmente è originale. Non è troppo olografico per essere originale. Allora piombo, vediamo se guadagniamo più di 15 euro. Oggi voglio volare basso, perché lo comprate su Vinted. E ti dico anche questo: secondo me può esserci una remota possibilità che queste carte siano state messe in vendita perché sotto un attento scanner o qualcosa. Perché non ho capito perché mi hanno venduto così tante carte imballate anche bene, quindi penso da negozio, a così poco prezzo. Probabilmente non contengono carte troppo rare, ma chi lo sa, chi lo sa. Olografica al contrario vuol dire che invece di essere olografica questa parte, è olografico il fuori. Vuol dire semplicemente questo, tutto qua. Quindi facciamo più di 15 euro, meno di 15 euro. Ha il sesto senso di quando switch a sbustamento carte. Grande piombo, madonna. È una reverse. La carta reverse. Io non posso ancora far vedere le cose speciali, quindi direi di procedere con le altre. Solo 15 euro? Ma ti direi di sì. Non lo so, ovviamente, però... non so se carte che ho trovato su Vinted, cioè scusa, buste che ho trovato su Vinted contengono cose rare. Se no, perché venderle? Perché non aprirle e guadagnarci di più? Forse solo le carte dei Pokémon, tutte false. E posso dirti se sono vere o meno. Va bene, piombo, sì, 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 sì. Anche perché di quelle lì, mamma mia, che ansia, non sto vedendo quelle speciali ancora. Di queste qua, olografiche così, ne ho tipo 3. Ho anche Jinx e Raichu. Vediamo se te le trovo. Guarda, c'è anche Dark Raichu, così, con i fuochi d'artificio. Guarda qua. E ho anche Jinx da qualche parte. Qua mi sono messa quella a cui sono più affezionata. Mi sa che anche Golemax è tipo falsa. Però è giusto tenersi. Eccolo, anche Jinx, guarda qua, con i fuochi d'artificio. Più, 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 più. Se fossi uno a cui hanno regalato dei pacchetti vorrei far soldi sopra. Può essere, può essere. Va bene. Allora, pronostichino. E vediamo come posso aiutarvi col primo pronostico, vedendo se sono fortunato o meno. Oh! Olè! Ah, Regidrago. Regidrago neanche olografico, purtroppo. Ne ho già trovato uno e mi pare fosse olografico. Quindi, prima bustina, male male. Male, male ma bene, nel senso, a me comunque piacciono queste carte e molte di queste le dovrò regalare ad Ale Killing Joke, quindi speriamo siano anche molto carine perché vorrei regalargliele. Avete 5 minuti per pronosticare. Io devo aspettare per 5 minuti. Devo aspettare per 5 minuti, Yusam. Le carte decentrate, in che senso? Va bene, allora per 5 minuti vi faccio vedere le mie carte false preferite. Possiamo chiuderlo prima. Boh, sì, non lo so, chiuderei fra un 30 secondi quasi. Altre carte a cui sono molto affezionata, ma che ho già visto, non valgono niente. E non capisco perché, sono bellissime. Moltres della prima espansione, Dark Charmeleon, Marip. Ed guarda queste. Queste urlano 2001. Mi stanno urlando, proprio siamo vecchie. Siamo carte vecchissime. No, queste sono nuove.
Però tutte, ecco, io ho un sacco di carte ex. Non, sono molto rovinate alcune, purtroppo perché non in mano a mio fratello, quindi molte hanno cose, per me hanno un valore affettivo, però ho molte carte ex che però mio fratello si mangiava, probabilmente poi le masticava con i denti, perché sono veramente di una qualità orrenda. Non posso scommettere su Emiliano questa volta. No, ci sono solo io. Poi c'è Golem X, eccolo. Questo è l'Hitmonlee che purtroppo le ha prese. Cioè, questo Hitmonlee probabilmente, boh, l'ho usato per pulire un mobile, non mi ricordo. Ma purtroppo le carte Pokémon non sono sempre state in mano mia, ma piacevano molto anche a mio fratello. Quindi devo fare carte false per averle, per conservarle meglio. Ho pronosticato. Carte col DNA del criminalibe aumentano di valore. Infatti, guarda, anche con questa carta di Mewtwo, a fianco al suo amichetto Mew, ci si è pulito il naso. Chiaramente è... questa carta è morsa, ma che ci ha fatto questa carta? Per fortuna sono conservata. Ho anche Gengar e Haunter delle primissime espansioni. Prime. Come faccio a leggere? Sì, Ken Tsujimori, praticamente Tsujimori. Come faccio a leggere di che anno sono? 1999-2000. Ok, quindi nel 2000 ci sono state le prime carte Pokémon. Mi devo ricordare. Sì, sotto c'è scritto l'anno, in effetti. Senso che facevi carte false e dove il criminale. Minchia, ma magari, ma sai che ridere? Mewtwo che sembra rachitico. Questa carta è del 2000. E... cioè, andiamoci a vedere Hitmonlee. 2002 addirittura Hitmonlee. Quindi è un po' più in là. Carte un po' più vecchie. 2001, ma rip. 2000, Moltres. Sì, ok, sono carte del 2000. Sono del 2000, vuol dire che sono più o meno primina, ristampina. Anche Electrode è del 2000, guarda qua. Eravamo alle elementari, ma che bello. Una Aggronex, Lugiex. Alcune invece sono super nuove. Questo Umbreon credo che fosse non di Lucentezza Siderale, ma di quello prima. No, 2012. Ma come 2012? Ma questo Umbreon non può essere del 2012, perdonami. Mi sembrava di averlo trovato l'altro giorno. Boh. Scheiterex. Ok, le carte X erano del 2004. Poteva valere tanto, ma rep. Chi poteva valere tanto? Alcune sono rovinatissime. Mamma mia, le carte fuoco d'artificio, sarei molto curiosa di sapere perché esistono, se sono vere, chi le ha create, chi ha avuto quest'idea che spacca gli occhi. Light Ninetales. Ah, perché c'era Dark... vedi... Dark Sermillion e Light Ninetales. Ma non capisco. Tipo, boh, le forze del bene, le forze del male. Non me le ricordo tutte queste espansioni, raga. Come faccio adesso? Mi salvo quelle che brillano. Dico, che brillano. Però mia madre non è che me ne comprava così tante. Abbiamo quasi finito il sondaggio. Così andiamo a vedere l'altra carta. Vi ricordo che la busta che abbiamo appena aperto ha visto come carte speciali Bastion e Regidrago. Eccole qua, queste due. E... ok, mi sembrava un po' più larga questa. E Bastion è l'eroe di Overwatch. Bastiodon è metallico, ma sai che più la guardo e più mi piace da morire, perché è così metallica. È proprio bella! Oh cacchio, sono contenta di aver trovato. Spero che tutte quelle acciaio siano reverse. Ciao, cazzo cool! Andiamo a scoprire le altre carte. Allora, carta energia. Le avete viste, erano entrambe energia erba la prima. Vediamo quante abbiamo già e quante invece no. Allora, Fossile sconosciuto. Questa non mi pare di averla, però non mi intriga. Poi, Drifblim non ce l'ho in effetti. C'è Lean. Poi c'è Yanma. Poi c'è Hutut. Cricketot. Per ora tutte da regalare. Sudowoodo ce l'ho già. Quello davanti al villaggio. Anche combi da regalare, ma è sempre molto carino. Siamo già alla reverse? Ok, siamo già alla reverse. Tempio di Sino ce l'ho. E ce l'ho anche reverse. Tempo di scoprire qual è... Oh! Oh! Tempio di Lino! C'è Lino! C'è qualcosa sotto? È una full art? No. Oh! È una full... Oh! Oh! Ok, sono buone, sono ottime carte, cambio subito idea. Minchia, ok, no, che mi fido, scusi, partiamo bene?
di alga originale. Oh yes, una full art. Busta, dammi una busta. Ma come 15 ho ragione? Ma che cazzo dici veramente? Possiamo già chiudere la scommessa. Ma va, vale così tanto? 3 euro, ma che dite? Di alga originale mio. Aspetta che vado su Vinted a cercare qualche busta. Poi raga, ve lo consiglio in realtà. Piuttosto che farvi ridare, prendete i soldi da Vinted, aspettate che vi arrivi, poi reinvestiteli, non lo so. Guarda che bella! Oh, cazzo! Metal Cooper, ma è 3D o disegnata? Allora, sono una grande fan delle full art disegnate, quindi le full art 2D, cioè full art le V, diciamo, che hanno tutto lo spazio che vogliono per esistere, diciamo, mi sconfinferano leggermente di meno. Cioè la mia mascella era per terra quando c'era tipo Jolteon con allenatore, Eevee con allenatore, quindi bellissime quelle. Però dai, fidiamoci di piombo, non spariamo prezzo a cosa, la povera Ruby impazzisce. Ma no raga, voi avete scommesso i vostri punti, io non vorrei mai mettervi ansia e cosa. Io purtroppo non so niente, però è il dialga originale, quindi quello che si è già trasformato in un dialga un po' più caruccio. Questa invece la regalo ad Ale Killing Joke. Prego, prego. Anche questa, tra l'altro, un po' metallica. Altre due da aprire contemporaneamente. E stavolta voglio provare a fare due speciali contemporaneamente. Vediamo se ci riesco. Così imparate a fare i pareggi. Dialga, ci ha fatto 1 euro e ci sto rimettendo di valore. Ma mica le vendo. Sono mie. Non le venderei mai, raga. Allora, probabilmente non venderei mai delle carte. Non c'è un valore che dici: ah, quella carta costa 500 euro. Ok, sì, ma no. Cioè, se è troppo bella, non credo di volermi separare, perché sono una cacchio di gazzaladra io con alcuni oggetti. Allora, iniziamo come al solito con questo. E sì, ragazzi, sto per farlo due buste alla volta, visto che c'è stato un pareggio. Vediamo se è più divertente due buste alla volta. Poi arriva quella che vale 40k e la vende instant. Allora, 40k mi cambiano un po' la vita. Nel senso, potrei realizzare tanti progetti che ho in mente per cui servono 40k. Quindi, se posso cedere una carta per il mio futuro, un po' lo faccio. Gli do un bacino, la rispetto, però... ok, fatta. Vediamo un po'. 1, 2, 3 e 4. Ora, se ho fatto il giochino, vuol dire che le ultime due sono speciali. Quindi faccio 1, 2 e le metto giù. Quindi quelle due sono quelle speciali. Stessa cosa con 1. No. Oh fuck, da davanti o dietro? 1, 2, 3 e 4. Carta energia, perfetto. E faccio 1 e 2 e le metto giù. Perfetto. Quindi guardiamoci questa intanto. Respect, ma ti vende. Ciao, esatto. Non ti venderò. Sei mia. Nessuno può toccarti. Non ti venderò mai. 40k. Oh, divertiti. Ciao. Allora, facciamo così, va là. Allora, carta energia. Noctowl, bellissimo Noctowl. Un altro fossile sconosciuto. Dartrix, meraviglioso, stupendo. 11-2 AI, super arcobaleno, super gay. Quindi mi serve Dartrix. Però forse già ce l'avevo. Togepi, amore mio. Psyduck. Magnemite, io non lo sopporto, mi spiace. Ralts, amore mio. Bellissima art. Spero che le full art siano fatte da questa persona. Sono due carte attaccate? No, ok. 40k, c'è un grosso anticipo per un mutuo. Wow. Con 40k do 1000. Allora, se mi danno così tanti soldi, la prima cosa che faccio è dare 1000 euro a testa ai miei moderatori, sinceramente. Poi, Electrode, non ce l'avevo quello di Isui. Guarda che bello. Minchia ragazzi, fra 10 anni diremo: ma ti ricordi Isui? Piccone Baldo, Diwot, un altro Volturps. Dai, Predmont, non ci tradire. Un Rufflet, un Panita, un Rowlet e un Bronzor. Mi salvo Electrode e Noctowl. Gazzaladra Roby colpisce ancora. Avremo un altro Pokémon gay? Ma chi può dirlo. Allora, in realtà direi di andare con così. Facciamo così. Se andate avanti 5 minuti e trovo una fuoriserie. Cioè? Sono andata avanti 5 minuti con la leva e trovo una fuoriserie. Cos'è una fuoriserie? In che senso? Allora, direi di metterle così. Oshawott, la prima. Se trovi il tuo Pokémon preferito, Leonardo, te lo regalo, dai.
Se ho scelto il tuo Pokémon preferito, te lo porto. E intanto, come stai? Tutto bene? E Miltank, che è la prima carta speciale non holo reverse che non ho. E devo ammettere che questo olografichino a righe mi fa impazzire. È davvero stupendino. Ma credo di aver avuto delle olografiche a righe orizzontali, mentre questa è verticale. So che sembra una cazzatina, però credo che le righe siano orizzontali. Shaymin forma cielo! E cacchio, non l'ho ancora trovato. Ho trovato l'altro Shaymin, però. La più costosa del set è Machamp V Full Art, 127 euro. 127 euro è pochissimo per avere una delle mie carte. Dopodiché, altra holo reverse è Whiscash, con questo stile che mi fa impazzire, sono sincera. È la quarta volta che trovo questo artista che disegna e non mi piace per niente, però capisco se a qualcuno piace, quindi anche questa va ad Ale. E la prossima è una carta normale, non olografica, e si tratta di Registeel, che è già ho purtroppo, quindi ottime carte, ma le darò al mio amichetto Alessandro. Ultimo sbustamento doppio, perché sono finite quelle di Samurott, dopodiché ricominceremo a farne una alla volta. Mostra anche tutta la velocità di Milkalt superiore a quella di Rayquaza, intendevo. Il Pokémon di Chiara si è capopalestra che ama. Miltank? No, ragazzi, il Pokémon di Chiara è Dragonair. Fermi, la lore di Chiara non ve la devo mica dire io, So che il io non so il Pokémon preferito di Francesco, ma so che il Pokémon preferito di Chiara è Dragonair. E purtroppo non Dragonite, ma per ovvie ragioni. Ah, nella Dan Battle, ok. Allora, voilà. Ecco le ultime due carte. Non capisci? Non capisco? Ma perché ce l'ha sempre nella Dan Battle? Le collezioni solo o ci giochi pure? Le colleziono soltanto. Ma Carlotta Holo o Laterale Requish? Softcore, credo di non aver capito. Miltank è una dea. Lo è? E anche Chiara. Lo è davvero. 1, 2, 3, 4. Controlliamo se c'è la carta energia. Perfetto. Dopodiché 1 e 2. Giù. Di nuovo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, giù. Il mio Pokémon preferito qual è? Il mio Pokémon preferito credo proprio che sia... Più ci penso più ho messo sia Totodile. Ma... ho tanti Pokémon che mi piacciono tantissimo, fra cui Mew, affezionatissima dalla prima generazione, Mimikyu, adoro Impidimp, dopo un sacco di cose, di generazioni in cui non trovo qualcuno che mi piacesse, Staffel mi fa impazzire, Impidimp lo amo alla follia, e non so, queste. Miltank di Chiara si chiama Carlotta, in contrapposizione al Dusclop di Psyduck, Giovannone, che palle. Donphan, il vostro Pokémon preferito qual è? Mentre andiamo a vedere le carte. 1, 2. Bronzorg, molto, molto psichedelico anche lui. Bisogna capire l'artista che cosa ha combinato con questo stile. Deoxys, qualcuno di voi ha come Pokémon preferito Pocena? Molto carino Maitina. Luxray, Kyurem. Ti piace Kyurem? Ma sai che a pochissime persone piace Kyurem, perché sembra un po' un tacchino. Sono contenta che qualcuno sia fan di Kyurem. Non ho ancora trovato un'energia psico. Così su due piedi è Zoroark. Bello. Decidueye, Gliscor, Porygon 2. Belli Porygon, tutti mi piacciono. Swinub sembra sempre senza problemi. Senza pe... Bella questa illustrazione. Miele, questa è mia. Questa non ha niente, non è olografica, non è reverse, ma la voglio e me la tengo. Adoro Espeon. Swampert e Mudkip, vabbè, quella lira lì, insomma. Greninja per il legame affettivo, Gyarados. Guarda Piloswine, che carino. Oh! Miele. Un altro Teddy Ursa. Un altro Mantine. Shiter, che è il Pokémon preferito di molti amici che conosco. E un altro Voltorb. Shiter già ce l'ho. Però bellissima questa arte. Lucario Greninja, Nidoking, Ciadoni. Lucario è sexy, Lucario, raga. Allora, facciamo così. Abra, non sei banale, è molto bello Abra. A me piace molto Totodile. Prima carta speciale, un altro fossile sconosciuto, Holo. Vediamo se sotto c'è qualcosa in... che ci farà... No, né olografica, né
full art né niente, ma è un Basco Legion. Questo non ce l'avevo in effetti. Oh, apprezzo, apprezzo molto il nuovo design di Basco Legion di Isui, perché è davvero super bello e orientale, tutto un po' così. Un po' mi spiace che non sia olografica, peccato. La full art è nel prossimo. Oh, siamo stati petoblessati da Leonardo? Full art? Full art? La reverse è un Drifloon? Quindi, Leo, questa è full art. Sono molto delusa dalle tue predictions. Non è neanche olografica. È un Tevyul. Non sono d'accordo. Mi sento non d'accordo. Esatto. Però te la regalo se vuoi. Ma no, nel prossimo pacchetto. Ah, nel prossimo pacchetto. Quindi Typhlosion. Vai. Sbiustiamo. Abbiamo ancora una quindicina di buste. Se rimaniamo sotto i 15, apprezzo io. Come al solito, questa è vostra. Magari al contrario, che dite? Il Pokévolpe più triste della storia. È molto bello. Sono... A me piace molto, invece. Allora, 1, 2, 3 e 4. Se non è nel prossimo pacchetto, ban diretto. No! No, mi spiace. Mi saluti gatto quando lo vedi? No. Allora, carta energia. Ha detto che c'è una full art qui. E io mi fido di Leonardo. Gli affiderei la mia stessa vita. Se potessi, gli affiderei queste scarpe da trekking. Gli affibierei un Magneson. Così sono cazzi suoi. Gli affiderei Petra. Un uomo molto fortunato, se posso. Se posso. Beccati Petra e goditela pure. Chatot. Mamma mia, sto giocando a Esploratori del Cielo. E Chatot... Del tempo, scusatemi. Chatot mi fa veramente morire dal ridere. E fa davvero troppo ridere. Molto fortunato. Poi Ponyta. Dopodiché abbiamo Cricketot, Psyduck e Petilil. E probabilmente la prossima è già la reverse. Sì. Ed è Yanmega reverse. Oh yes. Bello Yanmega, non ce l'ho. La prossima è una full art, perché lo dice Leo. Leo ha detto che è full art. Leo dice che è full art, eh? Leo ha detto che... Non è... Non è neanche olografica! Però forse scemi in cielo? Oh! No, vabbè, wait! Leo! Allora... Su 829 Pokémon è un po' una coincidenza. Però è uno Shaymin! Però hai sbagliato! Non la vuoi? Dai, questa è tua! C'eri quasi! Hai droppato uno Shaymin! Shaymin normale! Ma siamo Shaymin? Leo ha lasciato il culo a Navigabia. Psyduck è il mio preferito insieme a Lucario e Greninja. Ah, tutti d'acqua? No, non è vero, scusa, ho sbagliato. Lucario non è d'acqua, chiaramente. Molto bello. Shaymin è tua, Leo, dai. Non ti preoccupare. È molto difficile azzeccare con queste cose. Però sono sicura che tu abbia intenzione di farmi trovare una full art nel prossimo, giusto? Yonko Shaming. Shaming che ti piglia per il culo. Io Psyduck, please. Ragazzi, vorrei portarvela alle fiere, le mie carte in più, dove mi dite... Vorrei questa... Oh, cazzo. 3 e 4. Merda, non è l'energia. Aspetta. Fuck. E adesso? Ok, no. Ho sbagliato. Raga... No, ok. Non ho visto la speciale. Ho dovuto fare... Ho visto questa. Ho visto questa qua. Ho visto Drifloon e ho detto, merda, sono alla speciale. Invece devo tornare indietro di uno. Direi che ci... Dice che ci sarà una full art per fine live. È una predizione un po' facile. Una cosa devi fare. Ho perso il conto! Ma non è niente di grave, non mi sono spoilerata niente. Perché ho detto merda, era Drifblim. Però poi ho detto no, aspetta, non è Drifblim. Sono tornata indietro di uno. Carta energia. Drifblim. Le carte che porti in ferro e regali potresti firmare, no? Hai ragione. Sarebbe ancora meglio se le avessi fatte io. Ursaring. Una full art l'abbiamo già trovata. È vero, l'abbiamo già trovata, ma non mi basta. Una full art non mi basta. Io sono Shikibe, capa della cast. Non so fare le rime a quest'ora, scusatemi. Sudowoodos. C'è Combes. Siamo già alle speciali? No, forse la prossima. Ralts. Oh! Wait! Wait! Full art! Full art! L'abbiamo trovata! Abbiamo trovato una full art. Oh, ma ce l'ho questa!
tempo rapido, ma non era lucentezza siderale? Ma questa è dell'espansione precedente, credo. Ma che bella! Niente ban per Leo! Niente ban per Leo, 1.5. Grazie, madonna piombo, incredibile, velocissimo. Ma io ce l'avevo già questa, teoricamente. Devo solo capire se era quella foils. Vediamo un po', vediamo un po'. Ho trovato un dialogo originale. Decidui ai gays. Eccola, ce l'ho. Però questa mi sa che non è... non brilla. Con la dea, questa non brilla. No, brilla. Ne ho trovate due uguali. Tra l'altro non ho ancora visto cosa c'è sotto. Però, eccole qua. Allora sai che c'è? Le metto nella stessa busta. Perché no? Tanto non penso si rovineranno. Falinx, miei fratelli, tutti quanti. E quindi la prossima... La prossima è un Glaceon. Ma vedi che ho cannato? No, dovrebbe essere almeno olografico. C'è qualcosa che non va in questo pacchetto. Forse ho mischiato male, ecco perché mi sono confusa. Vabbè, Glaceon. Glaceon. Credo moglie di Lisimaco, non mi ricordo. È giusto? È giusto, quindi Glaceon è speciale. Dov'è Ferdi? Ferdi, cosa fai? Ah, lui è Ferdi! Giusto. Ferdi, spunt. Allora mettiamo il doppio Phalanx nella stessa busta. Bella lei, mamma mia. Buona. Non penso si rovineranno. 6 mesi dopo. Ah, vanno a fuoco nella stessa busta. Come ho fatto a fare questo errore da principiante? Mi va a fuoco la casa perché ho messo due carte uguali vicine. Allora. Quando il prezzo effettivo? Cioè? Non ho capito di cosa parlate. Ragazzi, è un gioco, comunque stiamo cercando di indovinare il prezzo. Cioè, in realtà, piombo azzecca subito il prezzo delle carte. Soltanto che bisogna capire nel mercato quanto valgono. Ma per scherzo, non penso che ne venderò neanche una. Allora, via con questi. Pronti, mi raccomando. Io devo fare però ordine. Scusatemi, eh. Ok, sono... Ah, sono piena di questi cosi. Allora. Ciao Cichibe, ciao a tutti. Sandrettino, come stai? Parlava di quanto valgono... 1, 2, 3. Ho trovato un Charizard VMAX col tuo codice. Minchia! È vizio! Non c'è di che! Wait! Vuol dire che ho un Charizard... Aspetta. Quel codice rispecchia quello che trovo io? No, vero? O sì? Sì? Io non so come funziona sta roba. No, allora divertitevi. Ma non lo so, ma neanche io. Allora, partiamo da... Fuck, mi sa che ho visto una speciale! No! Energia. No, non era bene, non era vero. Sandrettino, io sto molto bene, grazie. Ops. Opsone. Un altro mio... Oggi, raga, miele per tutti. Offre Cichibe. Che poi sarei io. Ippopotas nelle lande di Isui. Guardalo lì, bastardoni, tutti avvelenati. Driflim è sempre attaccata all'energia. Driflim è sempre quasi in cui lava. Ciao Dici, tutto bene? Oggi sto finendo la live di description con un po' di smustamento. Quindi oggi live a tema carte. Tu come stai? Il miele è il cui lava di oggi. Bello però. Guarda che carino sindaco, questo me lo tengo, è tutto mio. Bello questo, molto carino. Ponyard con questo stile da fricchettoni, ovviamente. Siamo già alla speciale? Sì, no, forse? Ho un Growlithe. Ok, ho visto la reverse, che è la prossima. E mi sa che l'ultima è una VMAX. La reverse di oggi è la pilla, l'ho già trovata 6.000 volte, 6.000 volte anche olografiche, quindi me ne separo. Tecniro, 2 anni full art? 2 anni full art. Porca miseria, ma ce n'è un'altra! Grazie Tecniro, 2 anni full art! Ne ho trovata un'altra! Vabbè raga, una di queste la regalo a qualche amico, cioè non è possibile. Minchia! Secondo me era sculato quello di Vinted, non è possibile. Altri 3 euro. Arrivo a 15. Dai, arrivo a 15 euro piano piano. Sto Dialga è davvero bellissimo comunque. Sembra finto però in mano.
Hai spoilerato. No, volevo farlo per Tecniro che ha fatto il livello 2. Grazie, Tecniro. Ragazzi, vi giuro, se ci fosse un modo per non pagare le spese di spedizione, ma avere un tubo con cui posso spedire le cose, basta. Regalerei a tutti i miei tier 2 e tier 3 una madonna di cose al giorno, proprio. E... che palle. Abbiamo un altro dia... Aspetta, no. Come abbiamo decretato, le carte uguali vanno nella stessa busta. 15 euro solo di alga? Non credo proprio. Husam distrugge i sogni. Allora, vediamo un po', vediamo un po'. Morfekovi, Onchcrow, dialga, eccolo qua. Tra l'altro di dialga non è neanche l'unico che ho. E ne ho un po' di dialga così. Wait, ma è diverso? No, non è possibile. È assolutamente impossibile che io ne abbia uno diverso. Avevo trovato esattamente questa art. Dov'è finita? Dov'è finita? È lui, è identico. Dov'è però? L'ho perso? Com'è possibile? Ma scusami, dov'è finito? Ah, è qua! Che scema! No, se no esplodono! Andiamo a mettere la stessa carta. Io ho un altro dialga, tra l'altro, adesso che guardo, che è questo qui. Sempre in forma originale. Ormai ho, tipo, tutte queste carte in forma originale. Questo non l'ho trovato oggi, non lo dovete contare nel prezzo. Ma queste le ho trovate oggi. Guarda che bastarda che metto le carte. Va bene, non le metto. Metto una bustina separata. No, Padre Spirito Santo. Aspetta, sono due bustine separate. Fatto, fine, l'ho fatto. È che non ho abbastanza bustine. È per quello che stavo cercando di fare economia. Queste bustine di Darkrai sono state regalate per generosità di Pokémon Company, ma stanno finendo. Questi dialga ci tengono a farti sapere che sono solo carte tarocche. Ma non fatemi questo! No, Dialsis. Allora, adesso voglio un Charizard. No, non lo voglio un Charizard in realtà. Prego, scattate pure. Clip o foto col telefono. Ho visto l'orario, quindi devo andare un po' più in fretta. 1, 2, 3. Ti dicevo che è una cosa che è di qui là, perché durante l'accoppiamento esplodono. Un'informazione carina. Ci costerà la vita. Sarà la notte più bella del mondo. Dobbiamo farlo come se fosse la nostra ultima notte. Perlomeno quello con cui sono accoppiato io è esploso. Ma per motivi di lore che non possiamo spiegare, Leonardo è sopravvissuto. Ottimo lavoro, Leo. Al tuo posto avrei fatto forse lo stesso? Non lo so, chi lo sa. È presto per dirlo. Comunque, ma sono stupida. Ho fatto... Ah no. Questa è una delle mie carte più preziose, tra l'altro. Poi vi faccio vedere che carte ho deciso di imbustare. Full art, 2 punti, meravigliose. Invece del solito Vaporeon. Sì, ma infatti Vaporeon è un po' mainstream, secondo me. Allora, dunque. Pronti. Leonardo che si fa qui lava. Leonardo che si fa qui lava. Puragli che si fa Leonardo, invece. La piuma ball. Un po' piatta, forse. Mi sembra una sfera. Un Petilil. Ma io oggi mi sono accoppiato e sono morto perché sto scrivendo. Come? Famolo strano, ma le istruzioni erano sbagliate. Taglia una carta, please. Il vizio, ti sfido a tagliare una carta. Vai. Ho appena applicato specchio riflesso. Vediamo come te la caverai stavolta. Un altro Cyndaquil molto carino. Dopodiché un Quiflish, non molto carino, però apprezzo la nuova versione. Siamo alle speciali, siamo alle Holo Reverse. È una Holo Reverse. Ed è... E vabbè, allora datemi sto Quiflish in tutte le salse, che ve devo dire. Lannao, grazie dei 20, 30 mesi. Buonasera di cari, una cosa stupenda. Grazie. Io con i Quiflish. Si dice purrugli. 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 Quiflish devo essere mio. Guarda, va benissimo, apprezzo. Quale sarà l'ultima? Quale sarà l'ultima? Quale sarà l'ultima? Non è olografica, non brilla. Oh, è un Regi Ice. Era l'ultimo che mi mancava, mi sa. No, Regi Rock non ce l'ho ancora. Ho 2 Regi still. Bello Regi Ice. Bello, il mio prefe. Paolo, ma certo, Paolo. Anche detto Giovanni. Detto anche Giacomo. Si dice Quilofish. Si dice Quilofish? Regi Paolo. Perché Regi Paolo? Dica, cosa? Regianni. Ecco qui. Il vostro Pokémon VMAX. Promesso 100% che dentro c'è una VMAX. Ragazzi, non vi sto mentendo, ci sarà proprio lui. Ok.
fine. Cioè, per forza dovete trovare una Navi Max. 1, 2, 3, 4. Hai due Paolo Steel, un Paolo Ice e un Paolo Draco. Ho un Paolo Electro anche, mi sa, se non ricordo male. Ho anche Paolo Acqua. Oh, ma! Oh, sto giocando Esploratore del Tempo ed è comparso Uxie. Ma scusami, ma un leggendario così? Così? Un Paolo Elechi? Ma che carino Uxie! Mio! Mio, perché si trova qui? Cosa ci fai qui? Dovresti essere una carta speciale leggendaria. Intanto sotto qua... la madonna, Overquill! Yes! Di noi ne ho quattro, tipo, però è molto bello. Manca Paolo Gigas. Paolo Gigas non penso che lo troveremo in questa edizione. Vai, Usam, scatena. Anche Barz, scatenati. Overquill, Overtut, Overtot, Overtler. Questo già ce l'ho. Vediamo le reverse. Basta, sto qui, invece è stato madonna! È stata madonna, e quanti ne devo trovare? Dai, 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 dai. Oh. Reverse, reverse. Glaceon reverse. Ferdi reverse! Sì! Ma cucinalo sto minchia di Quiflish. Carino, Glaceon reverse. It was me, Quiflish. Full art, full art, full art. Oh, spoiler. Oh, merda. Brilla. Raga, brilla. Un Phalanx? Oh fuck. È gay? È super gay? Chi è? Ma chi è? È Gesù? Non riesco a capire chi è. Porca miseria! Porca miseria! 127! È quella che dicevate? È lei? Oh merda! Oh merda! No, non lo è. Ah, ok. Ma porca puttana! È bellissima! Ma ragazzi, ma da quando le carte Pokémon hanno 330 di vita e 240 di attacco? Ma dove cazzo sono rimasta? Ho un'altra V-Max! Di V-Max ho Pikachu gigantesco lì dietro e Morpeko, mi pare. Io amo le V-Max, sono incredibili, sono troppo belle. Sono troppo, troppo belle. Bello lui. E il Machamp del Pride. Adoro le full art. Raga, le full art sono bellissime. Che bella. Sono davvero sculata. Sono sincera, è vero. Con tutte queste bustine... in realtà manca ancora tutte queste buste da fare. Cioè, potrei anche sforare l'orario. Io amo le V-Max. Sono contenta come una gazza ladra. Sono così... Con questa da 4,5 siamo a 12 euro. Arrivo a 15, quindi... Pensavo fosse una scammata a prendere le carte su Vinted. Non sto neanche pubblicizzando Vinted, perché non mi pagano per farlo. Machamp gay. Gay champ. No, ma questa non è gay. Questa è V-Max. La DC2 era gay, perché è proprio arcobaleno. Ma chiude alle 19? No, chiudo alle 20, come al solito. Però sono a circa metà... E no, io ho fatto un'ora, in effetti. Quindi, no, si può fare, si può fare. E via anche questa bustina. Questa è solo brillosa. Quelle gay dobbiamo cercare, raga. Il Pride Month durerà ancora per poco. E noi dobbiamo essere gay. Mi sono confuso, non è quella da 16. Non è quella da 16? Allora, prego. Però mi piace anche come stanno, tipo... Ah, non trovo, non trovo. Uno, full art! Non trovo, non trovo, non trovo, non trovo. Quiflish! Non trovo, non trovo, non trovo. Palkia! Dialga! Giusto? Mamma mia. Ora voglio Ticci Shiny. Uno... 2, 3 e 4. Il gay. Possiamo trovare Ticci Shiny, per favore? Allora, abbiamo trovato la carta Ticci. Ticci Sauron? No, vabbè. No. Non sono d'accordo. Ticci Shiny vale troppo? Ma quella c'è già normalmente. Allora, Ticci Sauron. Ticci Noctowl. Che buona, santo cielo. Ticci Datrix. Che buona, santo cielo. Bronzor, Ticci Bronzor no, no, mi rifiuto. Ticci Rowlet, sì, molto. Ticci col baffo, Ticci senza baffo, Ticci con le ali e il bavaglino. Col codice ho trovato una C-Max, una Ford C-Max. Come? What? Ragazzi, comunque sto usando talmente tanto sto condizionatore, mi era una bolletta della luce. Ticci Oshawott, sempre carina.
Tichy Scheiter. Oh, le arti di Scheiter sono tutte bellissime, tutte diverse, mai olografiche, ma cazzarola se reggono il confronto con tutte le, quelle che hanno un'art super bella. Stentler, Tichy Stentler. Arriva la Holo Reverse, Tichy Holo Reverse, Tichy Chatot, Tichot, Chatichy. Bella Chatot, mi tengo questa. Altro spoiler? No, mi sa che... no, raga, non è una full art. Ma è almeno un po' olografichina. È una Tichy olografica. Non è una Tichy olografica. Ma... dai, vediamo chi indovina. Ah, questi artiglietti, quell'antennino a 180 di vita. Chi indovina che cos'è? Tichy Scheiter. Tichy Chot. Tichot! Sì, Tichot. Dopo i parenti di Lisimo che abbiamo le varie forme di Tichy. Allora, Epocena, Monnezzamon, è una zampa. Allora, qualcosa mi dice che non volete giocare seriamente. Ursaring. Ursaring dici? Vediamo. Come se Ursaring. No. Sì. Oh, è Ursaluna. Yes. Non ce l'ha. E vai. Però non sono olografi. No, Ursaluna è troppo buono, è bellissimo. Tichy Luna. Bello. Il mio gatto. Ursaluna, bravissimi, bravissimi. Tichy con 180B quando la butto giù. Io tre nomi di Pokémon conosco e non credo si possano trovare qua. Capito, Yuzan, però non sei mio papà, perdonami. Al massimo Lisima con mio papà. Però mio papà sa tre nomi di Pokémon, anzi. Io dopo le fiere, sporca e l'ercia. No! Tichy Luna. Bello Ursa Luna, molto molto bello. Allora, le prossime carte... Allora, voglio provare a leggere le carte a qualcuno. Chi vuole farsi leggere il futuro, raga? Grazie per avermi dedicato un pacchetto. Tichy, anche due. Troppo bello averti qua. Tichy, mia sorella. Cosa? Ne hai capito? Io sono fermo alla prima serie. Allora, troviamo solo gente della prima serie. Io. Barze ha risposto per primo. Quindi, leggerò le carte a Barze per primo. E poi vediamo gli altri. Devo costruire il vostro futuro attraverso le carte che trovo. 3 e 4. Partiamo dalla carta energia. Barze, credo che tu sia un tipo... Ti devi aspettare molta tranquillità nella tua vita. Il tipo erba chiaramente ispira tranquillità. Non droga, ovviamente. Quella non te la consiglio. Però puoi interpretarla un po' come vuoi. Dopodiché dovrai giocare dei numeri all'otto. E questi numeri dovranno essere i primi numeri. Il numero del Pokémon prossimo che esce. Quindi devi giocare alla lotteria 1-3-0, mi raccomando, energia corretta. E quanti numeri si giocano per capire quando devo smettere? All'8 di che mese? Gioco d'azzardo su Twitch. No, i primi numeri sono quelli che deve giocare. 6. 6 numeri, ok. Quindi 1-3-0 sono i primi numeri che devi giocare. E gli altri numeri che devi giocare sono Sauron... Ah, no, 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 devi andarci con tuo padre, giustamente, stavo quasi per dimenticare, devi andare con tuo padre a giocare alla lotteria. I prossimi tre numeri sono Sauron. E i numeri che devi giocare sono poi 8 e 0. Drogfane, grazie dei 13 mesi. Mi raccomando, scrivi, devi andare veramente a giocare alla lotteria questi numeri. E dopodiché il 7, quindi 8, 0 e 7. Che giorno del mese ci devi andare? Beh, facilissimo. Devi andare il 7, probabilmente di luglio. Ma scopriamo di che mese devi andare a giocare alla lotteria. No, maggio. No, però è una cifra americana. Quindi in realtà è il 5 luglio. Quindi un giorno dopo che gli americani fanno le loro cose il 4 luglio. Quindi il 5 luglio vai a giocare a questi numeri alla lotteria con tuo padre. E siamo alla Holo Reverse? No. Ma l'ultimo Pokémon ci dirà come ti sentirai quando avrai giocato quei numeri e scoprirai se avrai vinto o no. Come ti sentirai? Martedì 5 luglio. Sì, sì, sì. Ti sentirai leggero, volare, ti sarai tolto un peso. Giocherai questi numeri e dopo che li avrai giocati, ah, starai subito meglio. Vediamo un po'. Che Holo Reverse ci soddisfa. Una bella Tichy dopo fiera verrà a trovarti, dicevamo, dopo questa cosa alla lotteria. E sarà veramente un felice incontro fra voi due e ti dirà di spartire quei soldi. E tu dovrai farlo? Non lo so, scopriamo subito se dovrai farlo. Sì, devi dare tutti i tuoi soldi a Tichy, va bene, chiaramente. Tutti quei soldi devono andare a Tichy. Direi che
ragazzi, con questa il futuro è stato letto. Grazie mille. Che è il prossimo? Barze derubato. Essential power, you're the next one. Vai. Vediamo Ticci quanti soldi si prende dalla gente. Allora, adesso Barze è per forza Drift Blim. Spero di ricordarmi tutti perché sarà leggero dopo aver giocato questi numeri. Io chiederei il rimborso. Ticci Stonks. Sta busta è partita con una carta aperta piena di orsi. Mi sa che hai letto le mie carte. Cazzo, è vero, l'Erican! È vero, però! È vero. Adesso devo leggere le carte di Essential Power, però. Robby, il mio. Ho letto Essential Power. Allora, quest'estate Essential sarà di fuoco. Morirai di caldo. Spero non ti si rompa nessun aggeggio in casa, ma attenzione ai colpi di sole e non uscire nelle ore calde. Che cosa dovrei fare appena avrai caldo? Semplice, devi infilare il dito in una presa, chiaramente. No, vabbè, scherzo, no. In realtà ci sono problemi della corrente, è per questo che hai caldo. Quindi attenzione, perché il giorno che ti sto per leggere avrai problemi con la corrente e ti si romperà il condizionatore o il ventilatore. Ciao, Julie! Stiamo leggendo le carte con le buste Pokémon! Julie, abbiamo appena fatto una predict assoluta per Barze. Gli abbiamo detto quando deve scommettere la lotteria, quanti numeri deve scommettere, quando ci deve andare e chi si ruberà tutti i soldi. Quindi preparatevi perché userò tutte queste bustine, anche voi del raid di Biccio assolutamente, per leggere il futuro di voi persone in chat. Mi dispiace del raid, non capisci niente di The Boys, nel prendersi merito di questo raid. Grazie mille del raid. A me piace tantissimo The Boys, onestamente, ma non sto vedendo la stagione 3 ancora. Mi sono fermata alla 2 ed è gravissima. È gravissima. Ciao, Embo! Stavamo dicendo, abbiamo trovato... per ora stiamo leggendo le carte di... Oh, fuck, scusatemi, ho sbagliato. Ho rivelato quella speciale. Non volevo. Perché pensavo fosse quell'energia, invece l'avevo tolta. Ma in boculo. Vabbè, ma tanto non mi ha visto nessuno. Allora, dicevamo di Essential Power che quest'estate morirà di caldo. E perché morirà di caldo? Perché purtroppo si romperanno alcuni aggeggi elettronici, come c'è scritto qua, perché c'è Magnemite. Ciao Gian Michael! Robby, ho sbagliato. E che cosa dovrà fare Essential Power per risolvere questa cosa? Semplice! Per aumentare ancora di più, io non ci posso credere, ragazzi, a ste carte. Comunque, per aumentare ancora di più il caldo, Essential, io te lo sconsiglio, però fai te. La prima cosa che devi fare è un bel curry piccante alle spezie, così per combattere la calura dei condizionatori rotti. E dopodiché, beh, a questo punto esce all'aria aperta, caspita, però stai attento comunque con l'energia elettrica, perché qua vedo un Electrode, ma che si avvicina all'acqua. Quindi non mettere i tuoi aggeggi elettronici dentro l'acqua. Quando ti si romperanno i condizionatori? Il 6 di che mese? Il 6 di giugno. Quindi è andata. In realtà è già andato tutto bene. Questo Swinub è molto contento. Quindi forse questo è stato il tuo passato. Non lo so, vediamo. Purtroppo ti ruberanno in casa, perché questo è un Pokémon ladro, ma non un... Cioè, non è che ti ruberanno in casa, sarai derubato, ma di qualcosa. Di una sensazione, della ragazza, del posto di lavoro, del portafoglio, oppure della tua luce negli occhi. Oppure il cuore! Ci sarà qualcuno che ti ruberà il cuore. Scopriamo di che cosa verrà privato Essential Power. Della droga. Perfetto, Essential Power! Chiudi benissimo il cassettino dove tieni... I tuoi Petilil, perché potrebbe arrivare qualcuno a prenderti. Ti hanno già rubato. Mi raccomando, stai attento alla droga. Piedini, che succede? Hai un raid di Delicogito. Ciao amici, benvenuti, benvenuti. Piedini, piedini, anzi piedini con la Y alla fine, se posso, e anche la H. Benvenuti amici, sto facendo una cosa molto divertente. Sì, shoutout, assolutamente, anche a Biccio in realtà. Mi sono dimenticata di chiamare entrambi i shoutout, chiedo scusa, è assolutamente un errore mio. Ragazzi, sto sbustando delle carte Pokémon, ma siccome siamo in preda in realtà a una scommessa, perché abbiamo scommesso se guadagnerò più o meno di 15 euro di valore di carte, mi mancano un bel po' di carte e sto leggendo il futuro dei miei amici. Essential Power purtroppo ha avuto dei problemi col condizionatore, li ha già avuti ma li ha già risolti. Ma qualcuno gli verrà a rubare in casa. Abbiamo appena scoperto che gli verrà rubato Petilil, che
le foglioline suggeriscono qualcosa. Ma io non giudico, assolutamente. In alcuni stati è illegale, quegli stati ancora non sono crollati su se stessi. Quindi occhio però, stai attento perché le mani comunque le mettono. Com'è andato lo streaming? Tutto a posto? Ci vuole l'alert di Q dopo questa. Vediamo un po'. Comunque poi tornerà il freddo. Come vedi, tutto si risolverà alla grande. Passerai comunque delle belle giornate al freschino. Vediamo la reverse. Ti farei un sacco di bagni in piscina e tutto andrà per il meglio. Vediamo se ci sarà un imprevisto oppure no. Purtroppo però un'ombra cala su di te, Miss Magius, il Pokémon magico, il Pokémon ombra. Quindi nonostante ci sia un lieto fine, stai molto attento perché un'ombra è su di te e vuole farti del male. Ma noi ti proteggeremo, non ti preoccupare. Fatti i bagnetti in piscina, Essential, mi raccomando. Aia, è niente. Dai, Lisimaco e Leide mi piacerebbe leggere molto. Allora, prima Leiden, il mio meme master, la persona che sta scrivendo il libro sulle mie memorie, la persona che crea i miei meme preferiti e colui il quale è e sempre sarà. Leiden, leggerò io il tuo futuro e spero di leggere solo cose belle per il tuo futuro. Ma io non controllo le carte, io faccio di tutto per interpretarle e basta. Le tue memerie. È vero, le mie memerie. E ciucciaccia, ciucciala, che palle che siete, raga, che avete detto la stessa identica cosa. Allora, Leiden, siccome è in Svizzera, non ha nessun problema con il caldo. Anzi, probabilmente da lui pioverà di brutto. Che cosa causerà questa pioggia? Cazzarola, un'invasione di pesci! Questa è la quarta volta che trovo questo tizio. Stai molto attento. Tu non devi mai pestare i pesci, perché potrebbe esserci... Sai, vuol dire qualsiasi cosa. Vuol dire o pericolo, o può anche voler dire che i fiumi della Svizzera, non so, straniperanno e quindi ci saranno un sacco di pesci pericolosi a giro. E questi pesci saranno armati? Sì! Di uomini! No, allora, potrei aver malinterpretato. Questo vorrà dire che ci sarà una figura paterna pronta però a sostenerti, perché Soran è sempre il sostegno. Oppure i pesci sono armati di uomini, non lo so. Mi sto ancora esercitando, comunque sono andato a scuola di carte e sto ancora capendo. Comunque sì, una figura paterna ti aiuterà e riuscirete a risolvere la situazione. Non ti devi preoccupare, perché comunque la vegetazione della Svizzera potrà aiutarti con questi pesci. Nel senso, come vedi, i Noctowl sono uccelli, ma possono benissimo anche essere pescatori. Quindi questo vuol dire che dalla parte ci saranno delle sfighe, ma hai molto sostegno da parte tua. Sono i counter dei pesci. Attenzione però che effettivamente oltre ai pesci ci sono anche gli insetti, perché si sa che con l'umidità, la nostra carta umidità, la carta acqua è la chiave di lettura di tutta questa situazione, quindi la cosa più grave, arriveranno anche degli insettoni e questi fanno parecchio schifo. Non so se ci saranno dei counter per gli insettoni, no, altri pesci, è tutto a tema acqua più o meno questo mazzo, mi piace molto. Noi abbiamo le sfighe col caldo, tu avrai un'invasione di animali senza precedenti, ma porca miseria se sarà pieno di pesci! Leiden, io veramente non ci posso fare niente, tu muori di pesci, non è, è tipo Sharknado, non controllo io, purtroppo è veramente sarà la fine per te, ma proprio, ma proprio, raga, mai visto una busta così piena di pesci. A meno che non stia interpretando i pesci con la chiave di lettura sbagliata, perché è il Pride Month comunque, però non lo so. Per ora è un'invasione di pesci, proprio ovunque, pesci a non finire. Ma Leiden, hai un cane per caso? Stasera sushi, sì, veramente. Manco mi piace il pesce. Leiden, se hai un cane, questo potrebbe essere la carta del tuo cane. O almeno armati di una motosega, moltiplicazione dei pesci. Pesce, lol. Tra l'altro chissà quale sarà la carta speciale qui, non lo so. Pesce o pesce, Leiden. In caso, a un certo punto, perché vuol dire o che il tuo cane ti aiuta o che, come vedi nell'art, dovrete cercare di capire da dove nasce il problema. Quindi arriverete alla fonte del problema. E la fonte del problema è questo tizio specifico. Il signor Choi deve aver fatto troppi esperimenti con... non lo so adesso Choi in svizzero che cosa vuol dire. Probabilmente scienziato pazzo. Ed è lui ad aver causato questa invasione di pesci.
Riuscirete a risolvere la situazione? Tu e l'amico Choi? Sì, perché insieme a te ci sarà... Otamega, grazie del ride! Volevo dire... Otamega... risolverà la situazione. Grazie Gepard dei 6 mesi. E c'è Weirdir! Weirdir è un Pokémon il quale porta sempre aiuto e ti aiuta a viaggiare. Quindi Leiden... ti salverai dall'invasione di pesci. Veramente una madonna di pesci, non posso, sono abbastanza imbarazzata. Ma non ti preoccupare che comunque hai una via di fuga. Questa però non è una risoluzione. Devo essere onesta con te, non è una risoluzione. Questa è una carta di viaggio, di fuga. Quindi dovrei scappare e possiamo dire che Choi avrà la meglio. Ma probabilmente più avanti avrai la tua occasione. Ma in fondo io che ne so. Ciao Otamega, come stai? Il momento di Lisimaco. Sto leggendo le carte, Otamega. Ho letto il futuro di molti di voi. Io sono soltanto una persona che interpreta, quindi non so bene cosa vogliono dirmi le carte, ma vediamo che cosa diranno al signor Lisimaco. Ancora nessuno full art, comunque, da quando leggo le carte. Questo è il codice. Prego. Non è una risoluzione, è una texture olografica. Beh, è vero, effettivamente. Cichi veggente. 1, 2, 3... 4. Io posso essere il prossimo. Dopo quando chiedo chi vuole essere il prossimo scammomante. La luna nera. Infatti Lisimaco, la luna nera. L'occhio che tutto vede ti osserva. Questa è una carta che volendo può dire che qualcuno ti sta osservando in modo positivo o negativo. Ancora va interpretato. Ma sei sotto l'attenzione di qualcuno. Vediamo, vediamo chi ti sta guardando. Allora, intanto la persona che ti sta guardando è molto dolce e da quello che vedo non vuole farti del male. È una figura paterna, materna, un fratello, un amico. Sei pieno di parenti, Lisimaco. Decidi veramente tu chi deve prendersi cura di te. Però attenzione perché le persone dolci attirano molti insetti. E questa è una grande metafora perché tu potresti essere la persona dolce ed è per questo che la gente ti tiene d'occhio. Potremmo reinterpretare ancora una volta, ma non ci sono solo aspetti positivi. Attiri tanti insetti, positivi, negativi. A me Kriketune in realtà piace molto, quindi sei una persona molto che attira a sé tante persone. Ma nonostante questo... ma come cazzo? Allora... nonostante tu sia del miele, sei anche un altro cibo. La gente vuole mangiarti, Lisimaco. Chiaramente questo mazzo mi sta suggerendo che quando tu sei miele, attiri gli insetti. Quando tu sei curry, attiri qui, fisce, santa madonna! Quanti devono essere? Ma ne ho 20! E basta! È un mazzo culinario. E quando è curry, e quando invece sei un growlit... qua è molto difficile da interpretare, però... curry curry, ma che cazzo curry? Lisimaco, posso mangiarti? Effettivamente, a questo punto direi che attirerai anche persone molto fedeli. Questo è il cane. Il cane è una figura fedele. Ma, nonostante tu attirerai persone fedeli, tu resterai di ghiaccio. Perché tu attiri delle persone, ma forse il tuo cuore... non è pronto a questo tipo di affetto. Forse è pronto a degli insetti che svolazzano intorno a te senza una ragione. Forse è pronto a essere scambiato per del cibo. Il pesce, ragazzi, veramente non so come interpretare il pesce. Qualcuno mi dia una mano. Ma il tuo cuore non è pronto. Tu sei di ghiaccio. E non so se ci sarà qualcuno pronto a sciogliere questo dolce cuore di ghiaccio. Forse un piccolo uccellino dalla finestra ti aiuterà a capire quali sono le cose belle della vita. Nel senso, sai, quelle piccole gioie di svegliarsi la mattina e guardare il sole che sorge, questi uccellini che cantano. Però non riesco davvero a interpretare se qualcuno potrà sciogliere questo cuore di ghiaccio. Invece, effettivamente sì, Ponita. Ponita, che è di fuoco, super efficace col tipo di ghiaccio. Hai qualche amico o amica il quale Pokémon preferito è Ponita? Perché potrebbe essere lei a sciogliere il tuo cuore di ghiaccio. Potrebbe essere il suo Pokémon preferito, oppure potrebbe essere interpretato come Sagittario, una persona del segno del Sagittario. Io sono Sagittario, siamo i cavallini, siamo i migliori, che potrebbe scaldare il tuo cuore di ghiaccio e aiutarti magari a superare un brutto momento. La Holo Reverse è un Gallade. L'unica cosa che mi viene in mente, Lisimaco, è che
dopo aver superato questa cosa, cioè appena avrei incontrato la persona Sagittario che piace Monica, sarei un bono devastante. Veramente non ci sarà niente che si metterà di fronte a te, sarai inarrestabile. Sei un bono Lisimaco, Gallade è il Pokémon, uno dei Pokémon più buoni che conosca, è tipo nella mia top 10. Ci sarà una risoluzione positiva a tutto questo? Purtroppo no, purtroppo come Leiden anche tu alla fine di questo processo avrai uno, no come Leiden, come Essential Power, avrai un'ombra su di te che ti osserva e qualcuno probabilmente che ti sta osservando ti avrà fatto il malocchio. Però, oh, bono, bono ma sfigato, nel senso, non sfigato di, ah sfigato, ma nel senso, ah che cazzo, le ombre maledette su di me, bono ma sfigato, io me la terrei, eh. Hai qualcuno di tipo Sagittario che ti scalda il cuore, caro Lisimaco? Oh no! Ho una cavallona o uno stallone per Lisimaco? Pensa chi è sfigato e basta! Oh no! Sto iniziando ad avere un po' di difficoltà a improvvisare, devo essere onesta. Devono capitarmi belle carte, perché se mi capitano solo Quiflish non posso continuare a tirarla sui pesci. Ciao Donato, come stai? In quanto ombra mi sento chiamato in causa. Chi vuole essere il prossimo? Grider? Grider, picca danese. Quante buste mancano? Allora, una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove buste per ora. Io no, mi viene l'ansia. No, mi dispiace. Allora, wait. Io per oggi stacco, buona serata. Ciao, Natsu, alla prossima! Natsu, non vuoi che ti leggo le carte? Non vuoi essere l'ultimo a cui leggo le carte? Uno, due, sono un botto di buste! Tre, quattro. Raccontaci una storia. Vi racconto una storia? Ciao Natsu, vai! Allora, Natsu, soffia su queste carte. Vai, soffia. Vai Natsu, soffia. Vai Natsu. Soffia, soffia. Soffia. Non so come si soffia con le emote, con le scritte, però soffia qua. Cos'è? Che emote? Allora Natsu, io ci ho sputato. Non sputate sulle cartine. Bless, peto bless. Allora Natsu, ti consiglio di riflettere, perché questo è un periodo buio. Abbiamo iniziato con la carta energia di tipo buio. Che spoilerissimo, spoilerissimo, non sono capace. Che cosa ti perplime, Natsu? Per caso una figura, questa mi sembra una figura più teenager che altro, quindi forse è tipo un teenager o una teenager, mi suggerirebbe forse un problema d'amore, però non lo so, vediamoci più chiaro. Colonia di annullamento. Allora, credo che tu ti voglia far bello per qualcuno, perché Kirlia è comunque un Pokémon molto bello e molto carino, molto aggraziato, e con la carta della colonia forse vuoi attirare a te qualcuno, perché il Pokémon attivo, avete qualcuno? Comunque la colonia è un profumo e si fa per attirare un po' di attenzione verso una persona aggraziata, vediamoci più chiaro. Sheldon invece è uno scudo, quindi probabilmente, da cosa parte? Ah, da un fossile, giusto. Quindi probabilmente vuoi attirare delle persone, ma c'è ancora un muro. Ti senti pronto a metterti in gioco, forse per attirare l'attenzione di qualcuno? Scopriremo in che modo, perché non voglio dare per scontato che sia per amore, ma magari lavorativamente, artisticamente parlando. Ma hai ancora uno scudo attivo su di te. Forse qualcosa che ti è successo nella vita non ti fa ancora abbassare le difese. Basta i pesci, basta questi pesci. Ma come vedi da questo, scusate, pesce obliterato, ma Basculin, come vedi, questo è un glameo molto curioso che si fa strada fra le erbette. Vuol dire che in questo periodo in cui comunque hai messo la colonia su di te, ma hai anche tirato su uno scudo, comunque stai andando avanti per la tua strada. Sei molto prudente. Non ho ancora capito da che parte stai andando, nel senso proprio di categoria, ma sei molto prudente, è una carta di movimento, ti stai muovendo. Sì raga, basta i pesci, veramente non so più come interpretarle, pesce, ma è tipo virgola, pesce. Forse non so nemmeno io dove sto andando, fammi capire dove stai andando Natsu, dimmi di più, dimmi di più. È un'altra carta del viaggio, sei curioso, non sei passivo, non stai camminando, sei attivo, stai cercando qualcosa, hai messo la colonia, hai attirato a te qualcosa, hai lo scudo, sei presente, cosa stai cercando Natsu? Aiutami a capire cosa stai cercando. Stai cercando Swinub?
Az, non riesco a interpretare Zuinub, ma la carta è fuggi fuggi. Quindi purtroppo ti sei tirato indietro all'ultimo. Il mio consiglio è di non tirarti indietro all'ultimo. Non è detto che la tua prima ricerca vada bene. Magari la seconda, la terza volta, ma tu devi continuare a provare. Cosa stai cercando, Natsu? Vediamo un po'. Pesce. Pesce, maledizione! Natsu, qualunque cosa tu stia cercando, purtroppo non l'hai ancora trovata. Perché non stai più camminando, ma adesso hai preso il volo, stai volando, stai viaggiando. E qualunque sia la tua meta, io ti auguro le cose migliori. Va benissimo che tu sia prudente, va benissimo che tu abbia uno scudo, e forse è proprio questo il senso delle tue carte. Tu non vuoi dirci dove stai andando. Tra l'altro, proprio mentre ti ho fermato stavi andando via, quindi forse ha ancora più senso che tu stia viaggiando su una mongolfiera, proprio un volo aereo. E con l'ultima carta, che mi sembra proprio una carta speciale, scopriremo... What the fuck? È una V, una carta V. Wow. Grazie Tecniro. Con questa bellissima, bellissima, bellissima V full art. Con tre modi diversi, Natsu, tu non ci hai voluto dire dove stai andando, ma non importa che mezzo avrai, se camminando, se snasando, se via aereo o se scalando, tu sei in viaggio. Sei una persona molto determinata e non ti fermerai davanti a niente. Sneezer, scala le rocce, amico mio. Io ho molta stima per te, per quello che stai facendo, ma non hai voluto aprire il tuo cuore a me, e quindi quello che so è il viaggio, ma non so dove stai andando e perché. Spero che tu troverai quello che cerchi. Grazie, grazie mille. 13 totali per ora. Bellissimo Sneezer. Non sto vincendo, quindi... Non era detto che io vincessi, raga. Quindi, hey, qualcuno potrebbe portarsi a casa tanti bei soldoni del pronostico. Affronterò il futuro con maggiore determinazione. Natsu, siamo con te. In bocca al lupo, amico mio, e facci sapere come va. Sono 1,50 da perdere tutto. Fold, no, fold. Raga, basta con questi pesci. Prossima volta pronostico su quanti pesci trovo, veramente. Basta pesci. Neanche negli altri buste avevo trovato così tanti pesci. Veramente allucinante. Manca 1,5 euro. Abbiamo 1,5 euro? Viaggio like El Sendero. Vi tengo informati. Intanto buona serata. A te, caro. 1, 2, 3 e 4. Mint Spade e The Rider. Allora, Mint Spade e The Rider. Io credo che sia un segno del destino che avete la stessa identica, ma proprio identica gradazione di nickname. Quindi credo che vi leggerò entrambe le spade. A botte, no! Vi leggerò le spade. Vi leggerò entrambe le carte perché penso che qualcosa vi abbia unito. Perché avete lo stesso identico nickname, stesso identico colore nel nickname, avete entrambi chiesto simultaneamente di essere letti. Bella gradazione, tra l'altro, Joseph, conferma. Vedi, vedi, Denzairo è arancione ma un po' più giallo. Guarda Joseph. Vita di coppia, nice. Mint Spider e The Rider. Voi siete dei lottatori. Intanto interpreto pian piano. Siete dei lottatori o dovrete lottare? Questa carta non ha bisogno di molte spiegazioni. Non potrete passare un periodo tranquillo. Bisognerà lottare, avrete bisogno, o questo è il vostro spirito. E contro cosa dovrete lottare? Goldak, acquataio e tutto aggrovigliato. Allora, più che contro cosa, credo che questo sia un luogo. Goldak non ci dice molto, almeno non è come Psyduck che ispira confusione. Goldak è una persona, è un Pokémon di mare, quindi probabilmente dovrete lottare nelle vostre vacanze estive, forse più che mare, proprio le vacanze che si fanno ad agosto. Che cosa succederà durante le vostre vacanze? Piuma Ball, forse siete tipo a dieta o qualcosa del genere, non so. La Piuma Ball comunque è un concetto di leggerezza. Proviamo a interpretarla così. Durante le vacanze voi siete dei lottatori e vi meritate delle vacanze. E durante le vacanze teoricamente i vostri pensieri dovrebbero essere leggeri, dovreste essere tranquilli, spensierati. Ma Uxy, ma che carino! Ma durante queste vacanze, come dice Guida Saggia, e come il nostro Uxy chiaramente è un saggio, saggissimo Pokémon, incontrerete qualcuno di molto saggio. Che è un bene, perché
Quale momento migliore se non in vacanza, quando i pensieri sono tranquilli e potete recepire? Incontrerete una persona saggia. Avete un amico saggio? Qualcosa del genere, forse? Un amico... Allora, ragazzi, mi raccomando, i pensieri leggeri, capisco, con moderazione, però, come sappiamo, Petilil è la carta della marijuana, purtroppo, o per fortuna, non si sa, ma i pensieri leggeri, in un modo o nell'altro, dovremmo averli in qualche... Ognuno il suo, perfetto. Intraprendete un viaggio di pensieri leggeri. Ora è tutto più chiaro. Piumaball e Petilil... Vedi, a volte le devi vedere insieme le carte per capire molto bene. La bamba no. Allora, io non giudico assolutamente nessuno. So che non si fuma in live, in alcuni continenti è legalissimo. Però ecco, fatene in caso un uso moderato, ma siete con una persona saggia, quindi saprete dosare la vostra cosa. Di nuovo, mentre sarete in preda a questi pensieri leggeri, qualcuno proverà a rubarvi qualcosa. Che cosa vi vorrà rubare? Un hippopotas? Fango sberla? Ah, vedi, se qualcuno proverà a rubarvi, voi non vi farete rubare. Fango sberla vuol dire chiaramente che mentre sarete in vacanza con una persona saggia ad avere pensieri leggeri con Petilil, qualcuno cercherà di rubare, ma voi gli darete una sberla, perché siete dei lottatori. Ha perfettamente senso questa cosa. Non consiglio mai la violenza, però non cedete e state molto attenti comunque ai ladri che cercheranno di farvi del male. Oppure è proprio la persona saggia che vorrebbe rubare. Comunque siete persone dal temperamento focoso, quindi immagino che il vostro primo pensiero sia fare a botte con questa persona per impedire che vi rubi qualcosa. Ma pesce. Balzo. Ci sono già le carte speciali. Holo reflex. Porca troia, Mimoswine. Porca vacchissima. Purtroppo questo, ragazzi, è un ostacolo. Non c'è nessun altro modo in cui posso interpretare questa cosa. Nonostante voi siete pronti a dare sberle, a non farvi rubare, questo sarà il vostro nemico. È gigantesco, ha un piede enorme. Non basteranno le vostre piccole sberle per abbattere questo nemico mentre sarete in vacanza. Che cosa potrà salvarvi dal vostro nemico numero uno, Mimoswine? Una fucking full art, ma santo Dio! Io amo Decidueye con il mio cuore, lo amo! Amo queste full art enormi, mamma mia, ti faccio... Come partita pubblicità? No! Amo questo Pokémon, santo Dio! Ma cosa succede? Non sento niente! Devo aspettare che smetta la pubblicità. Oh sì, ti amo, Piombo! Oh, siamo solo a 50 centesimi. Ragazzi, ancora non avete vinto. Non avete perso, non si sa ancora. Sono tornato. È finita la pubblicità? E diventiamo dei Super Saiyan e lo meniamo? Beh, ragazzi, quando il nemico è troppo grande, questo è quello che dovete diventare. Tutto... Sono molto contenta quando riesco a interpretare bene le carte, perché tutto combacia. Siete entrambi dei lottatori e fino alla fine lotterete. Penso, siccome questa è una full art, quindi è molto più figa di questa, penso che ne uscirete vincitori. Di sicuro siete un po' maneschi, ma non bisogna per forza interpretare in questo modo. Nessuno può farvi del male. Sicuramente però, ragazzi, dovrete lottare, su questo non c'è dubbio. Mentre Natsu è un viaggiatore, lui va molto in giro, lui esplora, lui riflette. Voi menate. Ogni carta che ho letto mi suggerisce che voi dovete pestare un sacco di cose, o diciamo virtualmente parlando, ecco. Magari vi serve solo la determinazione. Comunque, ottimo lavoro. Ottima carta, tra l'altro. Amo questa carta, meravigliosa. E spero di aver letto bene le vostre carte. TL Fusion, grazie di livello 3. Posso leggerti le carte, visto che sei di livello 3? Spero di aver fatto un buon lavoro. Vi soddisfa? Siete dei... Come sta andando finora le persone a cui ho letto? Vi ho buttato il malocchio? Grazie mille, Tial, del livello 3. Veramente gentilissimo. Grande saggia lettrice del futuro Pokémon. Oh, stavo scrivendo un messaggio, ma il video mi ha fatto perdere la sfrase. Allora, you're next. Leggi. Per la persona che mi ha regalato il suo tier 3... Oh, santo cielo. Dovrei fare delle foto, copia colori. Quando poi scrivi... Ah, ok. Mio fratello che mi scrive Robby, è urgente, io muoio. Quando una persona vi scrive aiuto, è urgente... Cazzo, io ho sempre paura del peggio. Tipo, puoi aprirmi la casa che sto sanguinando da un piede? Tipo, merda, mi fa schifo il sangue, ci provo.
Sono ottime predizioni. Io super soddisfatto. Grazie, amici. Sono assolutamente una novellina, eh. Devo esercitarmi molto per essere in grado di leggere appieno quello che il vostro cuore vi dice e mi dice. Ma più sarete onesti con voi stessi e con me, più sarò in grado di leggere e di capire le vibes che mi mandate. Questo è il codice. Se lo scaricate avete già la prediction in anticipo di quello che sto per dire a Tiel. Tielfigi. Oh mio Dio, 3, 4. Ok, sì. Tielfigi, purtroppo, essendo che le carte energia sono queste, anche per te è il momento di affrontare un momento un po' buio, come Natsu. Natsu però l'ho affrontato viaggiando. Vediamo nel tuo caso soprattutto quando si deve svolgere e come si deve svolgere. Allora, anche in questo caso c'è una carta dell'uccello. Vorrei provare a immaginare che la prima carta che trovo dopo il periodo rappresenti la persona in sé. Quindi voglio pensare che tu sia un Noctowl. Quindi sei una persona agile, sei una persona abbastanza versatile, sei comunque gli uccelli, tutto quanto queste persone sono persone. Questi Pokémon sono comunque molto agili. Vediamo però che cosa dovrà affrontare questo Noctowl. Allora, il tuo primo nemico è assolutamente gigantesco e molto molto violento. Però è un Pokémon lotta. Hippodown non è lotta, credo sia tipo terra o qualcosa del genere. Quindi al momento non può farti del male perché tu letteralmente sei un counter. Però Occio, stai molto attento. Il tuo primo ostacolo chiaramente potrei superarlo senza problemi ed è qualcosa che vorrà buttarti a terra. Quindi tu in questo momento sei in aria, mi viene da pensare, voglio riflettere. Sei in aria e qualcosa vuole gettarti a terra. Ma avrai un compagno! Avrai un compagno, un altro amico come te, un altro volatile, un altro sognatore. Quindi qualcuno che ti può aiutare nelle tue ambizioni. E nonostante ci sia questo Pokémon comunque che cercherà di tirarti giù, c'è un caro amico, amica, a fianco a te ad aiutarti. Mi piacciono gli uccelli, vale? Ma certo che vale! Se vuoi cambio modo di leggere le carte, ti dico quanti uccelli arriveranno nella tua vita. Per ora siamo a 2. Però questo vorrei interpretarlo come un compagno. Come vedi, Dartrix è una figura molto positiva. Sorride, è un piccolo maggiordomo. Quindi assolutamente un aiutante, un fratello, letteralmente. Poi è della tua stessa identica razza. Come sappiamo, però, i counter degli uccelli sono i gatti. I gatti amano cacciare gli uccelli. Quindi purtroppo questo preciso nemico non è come Hippodown, non lo puoi superare perché comunque sei abbastanza immune al tipo terra, ma in questo caso mi viene da dire che i gatti scaltri, furbi e coraggiosi, purtroppo questo andrà a segno. Speriamo ci sia un altro alleato! Siamo a 3 alleati! Questo non è proprio un fratello, perché comunque è un insetto, ma anche lui vola. Se vogliamo ricapitolare, ci sono delle persone nella tua vita che hanno le tue stesse ambizioni. Uno è quasi un gemello, quindi condividete quasi praticamente lo stesso sogno. Però hai anche altri amici che ti vogliono aiutare, perché non è un uccello, questo è un insetto. Però vedo tanti aiutanti e tra l'altro vedi entrambi verdi, quindi se vogliamo interpretare anche il colore, comunque un'energia positiva nella tua vita. Un altro aiutante, per ogni ostacolo c'è qualcuno che ti tira su. Quindi nonostante Noctowl comunque sia un uccello un po', sai, ti devi far aiutare, Tiel. Devi capire quando è il momento di chiedere aiuto e come vedi, come le carte vogliono dire, ci sono tanti ostacoli, ma tante persone di cui fidarsi. Tra cui pesce. No, scherzo. Sto scherzando assolutamente. Swinub non riesco a interpretarlo bene, perché comunque Swinub è... lo leggo sempre come fuggi, quindi... forse ti sei fatto intimidire dall'ultimo nemico, forse il gatto che ti ha preso e trascinato giù, nonostante tu abbia avuto degli alleati, comunque ti sei fatto abbattere, perché Swinub non è chiarissimo, ha il nasone, ha fiuto per gli affari, e purtroppo qualcuno ti ha anche rubato il tuo sogno, quindi mi dispiace questo periodo buio, con tanti alleati, ma tante anche sfide e nemici, ti hanno un po' abbattuto e qualcuno ti ha rubato un po' la luce che hai negli occhi. Io non so se fino a qua è un cugino, io non so se fino a qua è abbastanza chiaro, mi sembra una lettura piuttosto drammatica, ma sono sicura che verso la fine ci risolleveremo un pochettino. Allora, sicuramente per alleggerirti i pensieri e per stare un po' meno in ansia, Petilil è consigliato, volendo. I terapi dei Pokémon, esatto, sì. Beh, che dire, Tial. Comunque un altro fratello, un altro cugino. Sai che c'è?
questo è di nuovo verde. Se abbiamo interpretato il colore verde come un alleato, adesso non sei più in aria, perché qualcuno ti ha rubato le ali in questo caso. Però, per quanto piccolo, per quanto una prima evoluzione, anzi una forma base, non evoluzione, per quanto piccolo e nascosto nella terra dove purtroppo ci sei e sei caduto e ti sei fatto abbattere perché qualcuno ti ha rubato le ali, comunque è arrivato un piccolissimo aiuto, una piccola speranza. Questo vuol dire, Tial, che due saranno le grandi sfide, due saranno gli alleati, anzi tre, una piccola speranza alla fine quando sarai a terra, ma in ogni caso mi viene da dire che tu non sei e non sarai mai da solo. Però, santo cielo, qualcuno rincarerà la dose e vorrà rubare ancora di più. E che sfiga, porca puttana, però, Tial, mi dispiace tantissimo. Un piccolo furto, un grande furto. Adesso volevo finire con un lieto fine io. I tarocchi di Lupin, no! Tutti ladri, ma che è? Però, wait, voglio provare a interpretarla in un altro modo. Avevo detto un minuto fa che si erano invertiti. Vorrei provare a interpretarla in un altro modo. Vediamo, comunque vi ripeto, sto ancora imparando. Vediamo se riesco a interpretarla diversamente. Credo, essendo nello stesso pacchetto l'evoluzione ed essendo arrivata dopo un piccolo aiuto, credo, se non sbaglio, che tu abbia imparato, ti sia evoluto e mi sa che questo sei diventato tu. Forse questi cambiamenti ti hanno cambiato addirittura forma. Adesso sei tu che hai imparato dal tuo predecessore, dalla brutta esperienza, e sei diventato tu quello che va a rubare. Quindi forse sta iniziando il tuo villain arc. Tutti quanti noi abbiamo un villain arc, dopo il quale c'è il redemption arc. Non so se io ho mai avuto un villain arc, probabilmente sì, tanto tempo fa, ma si va un po' a periodi. Chad arc, sei diventato tu quello che va a rubare. Vediamo se possiamo finire in un certo modo. Un altro Regice, santa madonna. Purtroppo non c'è per Tial un lieto fine, e di questo mi dispiace tantissimo, perché come abbiamo detto per Bergamo, come si chiama il Pokémon Bergamite, purtroppo qualcosa, vedi, questo è chiaramente un sintomo che tu sei un po' diventato la figura cattiva, ma per te stesso quasi, non per gli altri, perché comunque qui c'è dell'uva, hai preso l'uva, la volpe che non voleva arrivare all'uva, sei arrivato all'uva, ma cosa ti è costato? E purtroppo il tuo cuore è Regice in questo momento. Mi dispiace molto che tu ti sia chiuso, ma in fondo sono solo carte, io che cazzo ne so. Villain arc, terminazione in corso. Ragazzi, attenti a non far incazzare Tial Fusion. No, mi dispiace. Erano arrivati tanti alleati. Un pesce glissato completamente. Erano arrivati tanti alleati. Mi stava piacendo molto questa lettura. Potrebbe essere interpretata anche in un altro modo. Non lo so, vedremo. Intanto queste me le conservo. Ghiaccio super efficace su erba. E alla fine sei diventato il contrario dei tuoi alleati. Oh no, povero Dartrix. Io vorrei chiedere, ma so già che il mio futuro farà cagare. Voglio leggere la Price. Price che, in effetti, Price è sempre un po' incerto sul suo futuro. Intanto giustamente questo. Ah, quella la prossima gen, pensavo sarebbe stato Pokémon più o meno. Quante bustine mancano? Allora, dovrebbero mancare 5 bustine. Se c'è tra parmi un serie di natura della pesante. Oggi i pensieri ritornavano agli ex tossici. Grazie. No, Tial! Oh, ma scusami! Potevi dirmelo. Allora. Forse Hippodown e... chi altro era l'altro? Wait. Hippodown e Glemeo erano ex tossici? Però hai avuto degli amici con te. Fatemi una domanda. Forse è più facile invece che interpretare. Price, fammi una domanda. Cosa vuoi che legga nelle tue carte? Tial, forse con quella chiave di lettura avrei interpretato il tuo passato. Forse questo è il tuo passato. Ti sei fatta un redemption arc, per caso? Sei diventato col cuore di ghiaccio e il contrario di quello che eri? Ma adesso, sai, io non so tutto il tuo passato, però magari adesso sei una persona molto migliore di prima. Perché diventare il contrario di quello che sia vuol dire che semplicemente che si imparano cose in più. Numeri dell'otto. Allora, 3, 4, 7, 9. Qual è l'età legale del consenso in Italia? Ma no, ma che dici? Non è che... Fermi. Allora, sono molto contento con come sta andando. Dai, Price, fammi una domanda, se no il primo che mi fa... Riuscirò ad andare a vivere in un posto super freddo? Urca. Price, no.
Non posso neanche interpretarla questa cosa. È proprio un no secco. Brutto. Però Price Lino. Allora, non so bene come interpretare, ma so che c'è uno streamer molto famoso che si chiama Lino. Conosci questo Lino? Lino può aiutarti? Vai a vederti mai i streaming di Lino? Sei solo umido? Ah, può essere, perché Lino ha detto solo umido. Iniziamo a dire Lino solo umido. Lino culo, andrà a vivere in un posto freddo? Allora, se avrai a che fare con Lino... Lino oggi va bene perché fa caldo. Allora, Lino solo umido. Quindi partiamo malissimo. Ma guarda che succede dopo che incontri Lino. Subito un Pokémon di ghiaccio. E ti giuro, Price, non c'è una via di mezzo. È proprio super freddo. Guardati intorno. Guarda bene. C'è neve, ghiaccio, è l'evoluzione. Questo è dove devi andare. E Lino è la persona che ti ci porta. Ma stai molto attento perché... le tue emozioni potrebbero portarti via e farti esplodere. Questo Electrode non c'è dubbio che indica che è qualcosa di risolto dentro di te e puoi arrivare in un posto super freddo, ma prima devi risolvere il tuo conflitto interiore e la rabbia. Al solito le carte sono molto buone con noi e ci dimostrano che se sei arrabbiato, insomma, un Petilil ti può aiutare. Mi sembra una risposta... troppo facile. Le carte pensano che siamo piene di soldi e possiamo comprarci tutti i Petilil. Oh mio Dio! Che vogliamo? Oh cacchio. Price, ho fatto cadere le carte. Ok. No, ci siamo. Tutto preso. E quindi anche te prestiamo due dosi di Petilil al giorno. Non fare Roberta. No, tranquilli. No, tutto a posto. Non è successo niente. Questo è il peggior omen. Acquistare una casa è complicato. Allora, devi farti di Petilil per tranquillizzarti. Ma guarda che pace. Guarda che tranquillità. Allora, vorrei che le carte mi stessero parlando in un modo più simbolico. Ma qua è proprio oggettivamente problema, mezzo, fine. Cioè, il fine che giustifica i mezzi. Dopodiché sarai molto tranquillo. Devi fare qualcosa per la rabbia che possiedi dentro di te, ma le carte mi dicono che poi vivrai in tranquillità. E in un posto freddo, se non succede nulla... No, guarda qua! Ho altri posti freddi! Price, le carte sono molto buone con te. Forse la carta di tipo fuoco è la condizione da cui parti. Possiamo reinterpretare l'energia fuoco che abbiamo visto all'inizio, perché io vedo una risoluzione, vedo un percorso. Sicuramente parti da un posto caldo, ma guarda dove andrai a finire. Ma... attenzione, perché sei molto arrabbiato. Appena risolvi un attimino, guarda che pace e che armonia. Ovviamente questa carta l'abbiamo già interpretata come fango sberla, quindi credo che tu dovrai lottare contro qualcosa a un certo punto per difendere il posto freddo in cui ti trovi, perché eccolo qua, arriva di nuovo il caldo. Dovrai prendere a sberle il caldo o qualcosa del genere. Mi dispiace tantissimo che tu non possa goderti questo freddo. Tornerà il caldo a un certo punto, ma tu saprai come risolverlo. Arriva la Holo Reverse. Togepi! Questo può essere interpretabile come o il tuo bimbo interiore o che forse la tua compagna è incinta. È una delle due cose ora. Il tuo bimbo interiore forse è contento perché... tutto quello che vuoi è essere al freddo e per quanto fuori tu sia un adulto, dentro rimani un piccolo bambino molto contento del freddo. Il tuo bimbo interiore, no esteriore, una delle due. Sin da qui che esplode, ricordiamolo. Il tuo bimbo interiore è incinto. Come? Ciao Blaze, quale sarà la risoluzione di tutto? Un Vespiquen. Allora, intanto che carta della Madonna, che buona. Ipermiele perforare. Questo è chiaramente un... fatto esteriore, Price. Sono andate molto bene queste carte. Vuol dire che il tuo bambino interiore è contento, ma dovrai difenderlo. Questa carta sta attaccando, è molto agile e svelta. Vespiquen è una dea e fa minchia malissimo. Quindi andrà tutto bene. A un certo punto dovrai calmarti e dovrai difendere il bambino interiore. Ma le carte con due carte ghiaccio mi dicono che andrà tutto bene. Non ho più beccato nessuna carta di tipo... se avessimo finito col fuoco sarebbe stata una brutta sorpresa. E invece no, tutto bene. Ma cosa bene? Ma no, sei tu che difendi. Vespiquen può essere solo femmina. È vero? Anche Salazzalo.
Allora, mancano 5 buste. Ah, cazzo, manca pochissimo. Non so se posso leggere altri tarocchi. Potresti voler dire che perforando con l'ipermiele ti arriva un bambino? Assolutamente sì. Cioè, alla fine, ragazzi, ognuno studia a una scuola diversa. 1, 2 Anch'io odio le vespe. Però, wait, devi vederla più in un modo simbolico. Non vederla proprio come una cosa tipo, ah, oh mio Dio, adesso le vespe mi fanno... Cioè, è più un combattimento, capito? 5 buste, non credo che ce la farai col tempo. Allora, ragazzi, con i tarocchi mi sa che mi fermo. Mi offro come cavia, perché non posso arrivare alle 8. Però, mega caldo. Per quest'estate faccio predizioni a tutti. Per quest'estate, ragazzi, dovete andare in giro a correre e mi raccomando, andate in un posto fresco. Come al solito, Lino si metterà fra voi e il vostro obiettivo, vi proporrà una sfida, ma voi avete il cuore di ghiaccio e riuscirete a superarlo. Come al solito dovete fare a botte per riuscirci. Mi raccomando, non esplodete quando avete queste lotte da fare. Ah, Pawniard non l'avevo ancora trovato. Dovete fare i salti mortali, forse, per andare a fare trekking da qualche parte, non lo so ancora. Growlithe è un dolce cagnolino. Ho finito le idee, raga, scusate. C'è un... Electrode Reverse, bella. Così l'altra la regalo... Mi fa molto piacere, la regalo ad Ale. E vediamo un po'. Ci sta vendendo la stessa casa. Ok, vediamo un po'. Vediamo un po' se supererò i 15 euro. Carta di tipo acqua. Oh, yes! Le ho trovate entrambe, sì! Astroportale! Santo cielo! Questo è il palchio originale, però. Porca miseria! 23 euro? Solo questa carta o totali? Porca troia! No, totali. Sono arrivata a 23 euro. No, solo questa vale 23 euro? Bella roba, ripagato. Solo questa vale 23 euro! Yes! Abbiamo sbancato, ragazzi, abbiamo finito il pronostico. Palchio originale. Perché palchio originale vale più di dialga originale? Ho una domanda. Avevi detto che valeva molto di meno l'altro, sbaglio? Porca troia. Grazie a tutti per aver scommesso, ragazzi. Ci mancano ancora 4 buste, ovviamente. Ma direi che... Cazzarola. Dove ho messo le carte con la busta? Ah, eccole qua. Allora, Dialga era solo originale. No, non è ancora finita la live. Mancano 4 buste. È che col pronostico direi che ormai ci siamo. Ho 3 palchia e un dialga. Ma i 2 palchia sono... I 2 dialga sono diversi fra loro. Dialga originale, dialga originale, dialga originale. No, sono tutti originali i miei. No, aspetta, ma non è originale questo, perdonami. Ah, dialga originale V, dialga originale V astro. Palco originale V astro, vedete? Però mi avete detto che, vabbè. Allora, questi non contano, sono loro due, ho trovato loro due. Eccoli qua, loro due valgono un sacco, secondo me. Però, dialga vale meno di palchia? Mi godo lo sculamento, mi spiace perché non ha creduto nel culo della Robby. Qual era la pronostica? Vediamo i dettagli. La pronostica era maggiore di 15. Bravi, avete scommesso bene. I vastro. I vastro, esatto. Ho i punti dispari. Dialga vastro 11,50. Ah, palchia 23 euro. Ok, vediamo quanti se ne trovano. 114 su 189, 40 su 189 però. Oh, ok, non lo so. Maggiore di 15 ma minore di 3. Sempre comunque, sì. Sono molto molto contenta delle full art che sto trovando e dei leggendari che sto trovando. Mancano 4 buste e le ultime due le farò doppie, come abbiamo fatto col primo metodo. Quindi vi faccio vedere due codici. Faccio vedere velocemente i due mazzi. Metto da parte le due speciali e poi le vediamo tutte e due insieme. Alla fine quanto hai pagato tutti i pacchetti? No, il prezzo non lo rifaccio perché ho pagato 90 euro, 80 euro, non mi ricordo. Però non sono soldi che ho speso perché ho venduto cose vecchie su Vinted. Avevo quei soldi e ho detto, boh, li spendo qua.
Ma perché mi piace sbustare. Pensavo che fosse molto carino usare i miei soldi su Vint. Immaginatevi come se fosse tipo un credito a caso su un videogioco. Dice, vabbè, 1, 2, 3 e 4. Perfetto. 1, 2 e via. Abbiamo il primo. Sei ancora in tempo per rifarci la spesa. 1, dici? 2, 3 e 4. Perfetto. 1, 2 e via. Let's go. Andiamo a vedere i prossimi. Bello sbustare. Amo sbustare. Che io sia diventata addicted allo sbustare. Nah. Quanti pesci? Vediamo un po'. Elettro. Un altro Noctowl. Un altro Hippodon. Un altro Dartrix. Oh merda. Ricordiamo che Natsu... No, questa è Tial. Questa è Tial. Poi c'è il primo. Però poi c'è un mio... Pesce. E poi c'è Oshawott. Ok, no, sembravano le carte, ma no. In realtà no. Poi c'è Ponyard. Poi c'è Pochiena. E poi c'è Energia. E poi c'è Peso Ball. Minchia, raga, peso. Paragli. Piuma Ball. Voltorbs. Rufflet. Ponita. Rowlet. E Bronzor. Prendiamo le prime due, che dovrebbero essere due holo reverse. Primo holo reverse, Ponyard. Bella perché è metallo, ma brutta perché Ponyard con quest'arte non mi piace. La prossima holo reflex è uno Stuntle. Benissimo, sono tutte così. Perfetto. Queste le regalo entrambe ad Ale. Vediamo le due speciali. Che schifo di art. Le prossime sono... Pah! E niente. Un Registeel! Ancora non trovo Regirock, ragazzi. E la prossima... Non è una full art, ma è un... Sì! Togekiss, che carino! Raga, la linea evolutiva di Togepi è la cosa più bella del mondo. Registeel regalato ad Ale, ma Togekiss me lo tengo. Che carino! Che bello lui! Che bello questo olografico a righe. Mi piace tantissimo. Sì! Il mio sì molto intonato. Ultime due. Ultime due buste, raga. Cosa ci riserverà l'ultima sbustata della giornata? Ho fatto la rima. Tu sei la cosa più bella del mondo. Formiche, 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 formiche. Carino. Carino, Alex. Oh. Ultime due. Let's go. Aspetta. Aspetta, un po' di ordine. Un po' di ordine. Questo lo metto via. Le buste le metto via. Se no poi non mi ricordo. 1, 2, 3. Oh fuck. Vuol dire 4. No, devo fare così. Ok, perfetto. No, non ho capito. 4 4. Ragazzi, non l'ho capito sto mazzo, scusatemi. 1, 2, 3, 4. Ok, questo è giusto. Questo è giusto. E 1, 2 all'ultimo. E di questo mazzo, allora, proverò a non spoilerarmi niente. Se è una full art me la spoilerò purtroppo. Ma devo capire in che ordine sono state messe queste carte. Quindi devo mettere... Non avete idea della fatica che sto facendo per non vedere. Raga, non c'è la carta energia qui. Manca la carta. Lo sto vedendo dal fondino. Vedo che ci sono delle olografiche, ma non c'è la carta energia. Che faccio? Credo davvero che sia nell'ordine giusto, perché c'è una holo reverse e una carta normale, ma non c'è la carta energia. Ah, il segnalino è come l'energia. Perfetto, grazie. Mischiale tutte. No, non le ho viste. Non le ho viste. Ho fatto questo. Ho guardato l'angolino questo qua sotto per guardare. Non ho visto niente, tranquilli. Leggi la chat, leggi. Non mi rompe le palle. Allora. L'occhio più veloce dell'occhio. Facciamo così, va là. 1, 2 e via. Dovrebbero farle le giuste, senti, chi se ne frega. Let's go. Fuoco. Turbo il fondo dei capelli. Di what? Villaggio Giubileo. Oh, è la prima volta che lo vedo. Voltorb non è la prima volta. Basta pesci. Un altro Gremio. Un altro Pochiena. E mi sa che dopo un po', raga, le carte finiscono. Tipo, trovate tutte.
Un'altra va... Ah no, giusto, è l'altro mazzo. Un altro Uxie, sì! Carina! Una lotteria! Mi raccomando, giocate 1-3-0-8-0-0-7. Ma questo è tipo identico a quello che ho detto a Barzia o sbaglio? Ma identico! Ho appena trovato una busta identica a un'altra. Ma quello è il mio pin. È identico! E che giorno devi andare? Il 07 di che giorno? Del 06? Forse 06-007. Non lo so. Era veramente la stessa combo che ho detto a Barze. Over quill aside. Quasi identico. È proprio il codice di apertura della mia valigia. Minchia, ragazzi. Che bello. Allora. Prime le holo reverse. Pronti? No. Questa non è una holo reverse. Questa ha una consistenza particolare. Ok. Ce n'è una che ha una consistenza particolare, ma... è a righe. Mi sa che è una V-Max. No, le V-Max sono lucide. Mi sa che è una di quelle tipo dei Sidue gay. Lo sento dalle righette. Perché le... non so come dirvelo. Vi faccio vedere. Queste... arriva. Oh santo cielo. Allora, il modo migliore per spiegarvelo è questo. Questa è lucida e questa è a righettine. Le vedete? Senti, che fa? L'ho fatto piano, tranquilli, non ho le unghie. L'ho fatto piano. La secret, la zigrinata. Mentre questa è... piano. Potrebbe essere una V-Max o una V-Speciale. È una zigrinata. Mi piace molto come... ah, che dolore psicologico. Valore distrutto. Allora, ragazzi, scusate. Se basta così poco per il valore di una carta, sono contenta di tenermele. Allora, qual era quella zigrinata? Andiamo contro il capitalismo. Rompiamo tutte le carte. Boh, ne prendo due a caso. Via. Una holo reverse e un... ho trovato Regirock finalmente! Sì! Yes! Anche uno scudo. Lo scudo di Natsu. Oh, finalmente Regirock. Vale qualcosa? Ho tutti i Regi finalmente. Lo cercavo da un po', in effetti. Si scherza, ma sì, Tecniro, non ti preoccupare, ma ti prendiamo in giro anche io. La zigrinata, voglio tenerla per ultima. Un altro Vespiquen. Zigrinata. Olè! Ah, aspetta, ma questa ce l'ho! Ma questa ce l'ho! Ma era zigrinata? Ha un luce lucente, luce shiny! Questa l'abbiamo già trovata o sbaglio? Sono assolutamente sicura di averla già trovata. 2 euro, piombo rapidissimo. Eccola qua, ne ho un'altra. Eccola qua. Quello di Emiliano. Adesso l'ho trovata anch'io. Oh no, povero Emiliano. Oh beh, dovevo sovrastarlo in qualche modo, quindi volevo anche io fare la mia parte. L'ho trovata come spara flash. Boh, ragazzi, abbiamo finito. Abbiamo fatto tutto quello che andavo a fare. Sono le 8 precise. Il bottino è abbastanza figo. Ho messo da parte tutte quelle che mi piacciono e basta. Vi faccio vedere quelle un po' full art che ho imbustato di oggi. Quando hai umiliato Emiliano con le carte. Povero Emiliano, madonna. Allora, quelle che ho trovato oggi sono... ottimo comunque, è andata davvero da Dio. No, questa è di oggi. No, questa non è di oggi, questo di Alga. Questo sì però. Questo Machamp è di oggi, questo è di oggi. E... tutto in realtà dell'altra volta, ve lo farei vedere volentieri. E questo è il bottino, molto figo, molto 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 figo. Me le terrò da parte, me le sbaciucchierò la notte. Abbiamo trovato un Hawlucha lucente. Questo l'ho fatto off live perché ero curiosa. Ho aperto e c'era questa full art che trovo davvero meravigliosa. Questo Hutut. Poi abbiamo trovato Sneasel di Isui, molto bella.
Questo è incredibile, Majump VMAX incredibile, 330 di vita, allucinante. Abbiamo trovato due Dialga originali, che direi che culo, madonna. Abbiamo trovato questo Palkia, che al momento è la carta che vale di più, che ci ha detto Piombo. Abbiamo trovato un altro Phalanx, questo l'avevamo già trovato già l'altra volta, e un DCGI V. Questo è il bottino imbustato. A quanto ammontiamo? Mi sono perso. Se non erro, un 25 euro. Totale circa 40 euro. Prossima volta non scommettete contro di me. No, non è vero, fatelo, che magari mi va assolutamente di sfiga. Chi se ne frega. Ma sono molto soddisfatta. Ma se 27 euro li hai fatti con una carta sola? Piombo, ho proprio bisogno di un commercialista. Che palle, Tecniro, anche io. No, non è vero, ne ho già uno. Però mi mettono ansia le chiamate al telefono, purtroppo. Posso... Secondo voi posso farmi diagnosticare l'ansia da telefono? Cioè, può essere considerata un'invalidità? Perché non è possibile che a volte sento veramente di non poter fisicamente rispondere al telefono per l'ansia che mi provoca questa cosa. Credo che sia una cosa post-traumatica, però non ne so abbastanza per capire bene da dove viene e perché viene. Però vi giuro, raga, è veramente... Anche con le note audio a volte, forse proprio... La comunicazione in questo senso mi mette un bel po' di ansia. Devo capire da dove viene. Se non molti messaggi può capitare. Perché c'è qualcuno che non ce l'ha? Ma è diagnosticabile? I telefoni mettono ansia. Comunque qui ci sono tutte le carte che sto conservando per me. E quelle invece un po' più retro le tengo in Pokémon Trading Card Game Heart Gold Soul Silver. Bellissimo, rovinato da fare schifo. Insieme a questo che però è ancora vuoto, assolutamente schifoso e pieno di scotch, Fire Red Leaf Green. Qua dentro ci metterò le mie carte, ma ragazzi sono proprio roba che avevo alle elementari tipo. E qua ci tengo le mie carte un po' più retro. Chiedi alle carte, posso farmi diagnosticare sta roba? Vespiquen, merda, dovrò lottare per farlo. Pikachu versione Giorgio. La suggestione lo rifiuto per chiamare telefoniche, sia farle che riceverle. Ma... non lo so, è proprio l'ansia. Tipo... E se durante questa chiamata non ho il tempo di pensare a una risposta più puntuale? Cazzarola. Le carte che ho sapere sono originali. Certo, Piombo! Allora, sicuramente oggi no, perché purtroppo appena chiudo devo fare un paio di cose, mettere in ordine, preparare la cena e fare. Spero di ricordarmelo domani mattina, che tra una live e l'altra ho un blocco di... cioè, dalle live... perché così posso fare le mie commissioni e tutto quanto. E lì spero di ricordarmelo. Posso farmi diagnosticare questa roba? Togepi, azz, potrei essere incinta. Mi piace perché dopo un po' le carte si ripetevano. E quindi una volta che hai capito che Hippopotas è una sberla e violenza, è più facile interpretare quella cosa. E Swinub invece è la fuga. Vedi, ci sono due tipi di approcci. Quale sarà il tuo approccio? Fuggi fuggi o fango sberla? Mi piace molto interpretarle così. Devo parlare con Chiara e Fra e fargli i tarocchi di carte. Potrebbe essere molto divertente. Tranquillo Piombo, fidati di me, non se lo ricorderanno. Non aspettare. Adesso scrivo Piombo, mi scrivi su Instagram. È giusto per fare un dispetto a Yusam, che però sta usando la psicologia all'inversa per farmi fare sta cosa. Quindi non servirà un cazzo. Però Piombo, io ti apprezzo molto e... Un applauso a Piombo! Che in questi casi arriva... Chissà se oggi sbusteremo. Eccomi, wow, vorrei avere la tua presenza scenica, Piombo, te lo giuro. It's a win-win situation for me. Maledetto, mi hai bloccato in un circanvallazione senza fine. Dove firmo? Per avere un Piombo? Non lo so, dipende se lui vuole una paghetta. Però è sempre molto bello avervi qui con me quando si sbusta. E sono contenta di questa retrospettiva, questa cosa che è successa, un po' dei tarocchi. Proverò con le prossime carte, non sarà l'ultima live di sbusto che farò. E con le prossime carte proverò assolutamente a farvi ancora un po' di tarocchi. Sono sicura che nella vostra vita c'è tanto da scoprire e c'è tanto che le carte vogliono rivelarvi attraverso di me. Sarà per forza qualcosa di puntuale? No, assolutamente no, c'è gente che lo fa, io sto ancora imparando, non è vero ovviamente, ma il personaggio mio vuole che io impari a leggere le carte Pokémon, delle buste che trovo, delle espansioni più recenti, però ci provo. Per andare contro Yusam, ah, per firmare, ma certo, Bronco ti vanno. Non vedo delle carte di Scarlatto e Violetto, anche io, miglior leggendario degli ultimi anni. E direi di andare dal signor Gatto, che stamattina ha ricevuto un regalo a cui avevo partecipato anche io.
Quindi gli scriviamo siucchini. Siucchini. Sei riuscita a fare la U con i due puntini? Siucchini. Sono molto contenta che gli sia piaciuto. Devo rivedermi la clip perché non sapevo che gli arrivasse un regalo stamattina. Devo vedermelo. Quindi scrivete siucchini. Cosa fai? Yusam! Vietato! Banno Yusam. Un mod... No, ho scritto Yusam. Eh beh, è troppo tardi. Domani ti banno. Ciao Yusam! Salutatemi... Ah, sbagliato! Salutatemi gatto e dite a gatto siucchini, mi raccomando. Fate i bravi! Mettiamo i Pokémon. Pokémon Master. Vediamo se c'è la mia canzone. Questa. No, non è questa. Vabbè, anche, volendo sì. A venerdì con Elden Ring. Siucchini!